Buon pomeriggio ragazzuoli, ciao Pinguino, ciao Fib, ciao Sniper, ciao Salvo, ciao Giuseppe, Sasi, Aaron, Zenki, Mauro, Game Channel, Aaron, Jack e basta, credo di avervi salutato tutti, Pinguino anche oggi sdoppiato, triplicato, quadruplicato allora, eh, aspetta, devo postare TikTok ancora Allora, esisterà sto gioco su TikTok? Bloody Ink, manco per il cavolo ma manco per il cavolo Allora, Ma Fox, sei mesi di fila. Come va, Fox? Top number one, Buonasera, Fox. Allora, aspetta, vado live. Con l'ho cliccato. Ecco, Perfetto. Ciao, Fox, come va? Pasquale, ciao. Uh, ciao Manuel. Ciao Light, ciao Marco. Eh, Giuseppe non è che ogni volta ha modo ripetere tu vieni in live solo per chiedermi di essere morto solo per questo ciao Alessandro allora 100 bit Fox grazie mille Paul Fox 45 ha fatto il tifo con 100 bit tutto bene grazie Scusa se lo chiedo in ritardo, ma come IP asterisco, asterisco Pasqua. Asterisco, in che senso? C'è stata... Tutto bene comunque, Fox. Tu come l'hai passata? C'è Twitch che banna le parole Pasqua. Ciao, Alessandro. Di Ciao, chirurghi che ti spiegano. Ciao, voglia di vivere! Mangiato come un animale, addirittura! No, io come un animale, no, ma un po' più del, del dovuto. Infatti, ora ci siamo rimessi a dieta con Ring Fit. Ma tutti i mod volete diventare? Ma che è? Eh, vediamo, vediamo, venite ogni giorno e poi quando mi serve qualche mod in più vi tengo in considerazione. Però siamo pochi. Allora, mi rifillo bicchiere. Ciao Leonardo. Ciao Salvo. Ciao Anthony Ciao Anthony Supermarket manager non è male A parte che c'è l'energia da gestire A parte quello Allora eh, Non ho indagato pinguino più di tanto Riempimento di borraccia Anche perché io bevo Ma ho sempre la gola asciutta Il bello è quello Sì, vabbè, ma per quanto siamo pinguino basta avanza. Quello si, si squadruplica. Allora, eh. Tutto... Sì, ho aperto le mie uova di Pasqua dentro un uovo di cioccolato. Come sorpresa, ho trovato altre... altro cioccolato. Ci può stare. Eh... Ciao, Mattia. Mi hai sognato Light addirittura che, che è un incubo proprio Tanta acqua che ti fa fare tanta plim plim Allora io staccherei l'audio La musichetta Poi su kick eh, Mi sa che presto non ci andrò più Ogni volta, la, ogni volta la gola secca, anche se bevo. Oppure io. Non so da che cosa possa dipendere tutto ciò. Ciao, Felice. Hai visto il video, amante dei cani? Com'è? Com'è? Ci andiamo ad allenare con Ringfit. Sta, sta, sta cacchio di sedia. Ma questa è la musica del gioco. Eh sì. Strana come musica in un horror. Ciao Massimo, non c'è mai nessuno, e eh? lo so. Su che c'è poca gente. Purtroppo eh, oggi ho mangiato la pasta integrale con i, con i pomodorini. Io ho mangiato un po' di fagioli, un po' di verdurine, un po' di minestrone. No, allergico al cioccolato per Pasqua Ho fatto un'eccezione Sei allergico al cioccolato? Ma io mi riempirei di antistaminici Ma no che non mangio il cioccolato Liuccio sono che sto liuccio? Mi volete dire chi è sto Liuccio? Ciao Mattia Provate la pizza alla Nutella Non male Vedi Marco La devo fare pure io Pizza alla Nutella e basta Ci ha messo altro Alessandro tutto bene Tu? Lasciate like, iscrivetevi. E iniziamo questa nuova partita che il gioco secondo me è abbastanza lunghetto. Io sento sta musichetta, non so se è del gioco. Aspetta, mi è scomparsa la chat di Kick. Che ci avete trovato voi nelle uova? Premi un tasto qualsiasi. Il badante... Do... Ma sta musica mi sembra troppo strana. Attenzione, parte. Quando ho perso il mio lavoro, pure ho doppiato la vita alla giornata. Non è mai stato il mio stile di vita o un punto di arrivo. Anzi, non avrei mai immaginato di trovarmi in questa situazione, ma eccomi qui, come tanti. Faccio qualche lavoretto occasionale per sbarcare il lunario, ma quando vivi così i soldi finiscono molto in fretta. Poi un giorno, mentre stavo sorseggiando un caffè leggendo il giornale nel bar sotto casa, un annuncio di lavoro catturò la mia attenzione. Tornai immediatamente nel mio appartamento per chiamare il numero dell'inserzione nella speranza che il posto fosse ancora libero. Certo, signor Luca, il posto è ancora disponibile. Lo aspettiamo domani. L'annuncio prometteva soldi facili, prendersi cura di una persona malata, soggiornando tre giorni in casa con lui. Quando dico soldi facili, intendo veramente soldi facili, tanti una cifra fuori dal normale. Forse avrei dovuto farmi qualche domanda in più. Quello era un campanello d'allarme. Un campanello d'allarme che non stava solo suonando, stava urlando. Del Ed ora, eccomi qui, intrappolato per tre giorni in una casa eretta al di fuori dalla normalità. Gioco dell'anno. Ho il capello della... Il cappello della Juve L'altro portatore della Juve Eh vedi salve Non male Da quando esiste Kik Purple Fox Ma da un pochino Non tanto onestamente Allora Siamo Ci, ci ritroviamo Che cacchio sono sti cosi Ci ritroviamo praticamente In questa casa Dove siamo venuti a lavorare E siamo Siamo bloccati qua e vedi che i soldi Portano a brutte strade Andato che su Youtube Non è Salvato dal... Switch Switch. Telefono... Se Catholic, non ho capito niente Matti, non ho capito niente Su YouTube si salvano le live Se tu vai in sezione live ci sono tutte le live Cosa registri dal telefono... C'è un'applicazione sui Samsung che ti permette di registrare. Allora, cominciamo ad investigare. Non fidarti dei tuoi ricordi. Quello che credi di sapere è solo un costrutto della tua mente. Che cerca di colmare il vuoto del rinizio player. Fabio, grazie per il follow. Eh, oggi ho pranzato un... Bravo, Salvo. Che hai mangiato di buono. Ma io posso uscire? Sì. Ma qui c'è qualcosa da indagare. Questo è chiuso. Sembra collegato ai barattoli mancanti. Signorina, adesso mi bannano su TikTok perché ho mostrato le zinne. Eh, vabbè, lo chiudo. Poi, barattoli mancanti. Quindi, qui dobbiamo mettere qualcosina. Trova e metti a posto i barattoli nel soggiorno e sblocca l'anta dell'armadio in soggiorno. Ok. Poi, qui c'è il fogliettino che abbiamo visto. E niente, me ne esco allora. La saletta che assomiglia a quella di Resident Evil <ride> Sì, dove potevi registrare Dove potevi salvare, più che altro Bellissimo Oh, si aprono E non c'è un cazzo Non c'è niente Gabriel, buon pomeriggio Ciao, Khan Allora Controlla chi suona il campanello Arrivo, un attimo Chi c'è alla porta? Che volete? Obiettivo aggiornato. Vai al piano di sopra e controlla che il malato stia bene. Trova delle batterie per la radio. Ciao Luca. È estremamente importante che tu segua queste istruzioni. Vai al piano di sopra e sblocca le porte nelle camere... nella camera di sicurezza. Sbloccando queste porte, potrai controllare che il player stia bene. Chi è il player? Che player stia bene. Comunque, capirai più avanti. Eh, a presto. Ok. Va bene così. Quindi, andiamo di sopra allo a sto punto. Lori, grazie per il follow. Eh... Ciao Tommaso. Hanno creato un nuovo simulatore bello. No, eh. Dealer simulator. No, ma c'è anche. Aspetta, quello forse c'era già. Devo provare quello del parrucchiere, io. Hanno, hanno fatto un simulatore di parrucchiere. Metti candela. E quindi, che fa? Non te lo vai a provare. Che cos'è? Il carbone, tutto è il carbone. Ok, questo che è? Fumetto da collezione. Qua cantella, niente. Eh, prima, andare di sopra. Dobbiamo prima andare al piano di sopra. Eh, Otto Gamer! Era fatto il tifo con un beat. Bezu. Grazie mille per il beat, Otto Gamer. C'è the like solo, solo per telefono No, oh, sa, sì, questo PC, PC Tra l'altro questo è stato fatto da Daniele Doesn't Matter È l'unico sviluppatore, praticamente Queste che sono candele Ok eh, Oh Gettone rosso E quindi Qui dovrebbe esserci il malato Aspettate che indago un pochino ma è Troppo grande sta casa Apro questo, ho capito Camera da letto, serve la chiave. Sgabuzzino, serve, è chiusa elettronicamente. Metto candela qui, accendo candela qui. Non ho un accendino, quindi col cavolo. Che quadri orribili però. Ho preso una testa osservante. Fumetto da collezione. Allora, poi. Camera di decenza, è chiusa elettronicamente. Questa è aperta. 13 bit! AutoLoGamer, Gamer, grazie Stroll mille. Outlaw Gamer ha fatto il tifo con 13 bit. Grazie mille, AutoLoGamer. Allora, quindi... Cassaforte. Non conosco la combinazione. Guarda di Corvo. Ciao, Lori, come va? fatto? a posto? Non conosciamo la combinazione, quindi... Col cavolo. La soffitta è chiusa... Quindi che cacchio devo fare io qua? Devo indagare qui. Qua è tutto chiuso. Auto Gamer, Auto -gamer 2 bit. Grazie mille. Tifo con 2 bit. Chiocciola pinguino trattino basso 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oggi ho mangiato la zuppa. Mangiato franzo, mangiato... Bravo, bravo, mangiamo verdure. Allora, qua che c'è? Ah, forse c'è qualcosina qui. Fumetto da collezione. Donna delle fiamme. Ho raccolto un barattolo. Ok, quindi forse va messo giusto il barattolo. Questo è sempre tutto chiuso. No, che devo fare qualcosa qui. Sblocca camera degenza. E boom ah, vedi, me lo stavo perdendo. Ok. <ride> questa è sempre chiusa, non conosciamo la combinazione, ma ho sbloccato questa. Perché mi aumenta la paura? Le salve. Io sono venuto a lavorare qua per due spiccioli. Per lei? Trova la combinazione dello screening nella camera di emergenza. Sì, ma non mi alliti in faccia, però. Buono. Allora. Usa la macchina da scrivere segui le istruzioni. Raccolto chiave dell'ufficio Ok Fumetto Aspetta, io non vedo un cavolo qua La macchina da scrivere quale sarebbe? Dov'è? Ma se le stacco la spina, buon uomo Fumetto Ok, questo che è? Fumetto Sono nascostissimi eh, Quindi La macchina da scrivere dove cavolo è? Ma sempre lì dentro Qua non, non abbiamo macchina da scrivere. Qua. Segui le istruzioni. Vabbè, io da qui uscirei a sto punto. Questi non si aprono. Il buon uomo che mi guarda, molto minaccioso. Vabbè, niente, me ne scendo. Che dobbiamo fare, uh, manco su Atlas, sti suoi. Ma praticamente è molto ansimante l'uomo, molto sofferente, ma anche molto ansimante. Sì, se non sbaglio lo, lo avevo visto qualcosina, avevo visto qualcosa di quel gioco Primo corridoio Paura Cerca di non rimanere al buio, nell'oscurità cresce la paura di Luca Accendi sempre le luci, le candele e gli interruttori Se la paura raggiunge il massimo muori Ma come muoio? Quindi non ci possiamo addentrare nell'oscurità perché Luca ha paura del buio Luca, è dire che c'è 40.000 anni Allora, eh, La macchina da scrivere Dove cavolo è? Questa radio sembra funzionante, ma mancano le batterie ma, scusa Nel frattempo piazziamo candele Non si sa mai Questa è chiusa La cucina è chiusa, soggiorno Oh, la macchina da scrivere Qui ce l'abbiamo O non ce l'abbiamo Vabbè, un vasetto l'ho trovato ma quale devo mettere? Un baratto donna delle fiamme: Pieno di lino al suo interno, che la foto di una donna dalle fiamme. Devo mettere questo: trascino oggetto. Non messo, E eh, però non c'è dato sapere se effettivamente va qui. Oppure potrebbe andare ovunque. Quindi nel dubbio lo ripiglio. E vedi, perché c'è da capire dove va messo. Ah, qua, giusto E eh, ci abbiamo i quadri Ok A posto, seleziono, ora sì, perfetto Dobbiamo trovare tutti questi, tutte queste foto Cosa c'è che non bisogna? Ciao, Liap, dove le stanze buie Eh, abbiamo bisogno di luce, non ci possiamo andare Nelle stanze buie Dimmi Giuseppe eh, pasta, e fagioli. pasta e fagioli Io sto cercando di evitare la pasta Ragazzi Devo dimagrire Allora eh, Qui comunque Ah fumetto qua Non c'è niente E poi E qua non c'è niente Ma è sta macchina da scrivere Io tra l'altro mi sono perso Secondo corridoio chi è che è spruzza vernice blu? Ma c'era prima sta vernice blu qua? Io non l'avevo vista Vabbè, questa è chiusa. No? no. Qua non ci possiamo andare, niente. Qua ritorniamo lì. Qua è eh, qui. Questa è chiusa. La macchina da scrivere, dove me la posso andare? Questa è chiusa. Me la vado, no. Macchina da scrivere. Perché si richiudono le porte? Che io poi non mi ricordo dove cacchio devo andare e che sono già stato. Comunque qua non ne abbiamo, dobbiamo risalire. Ciao, Electrifyre. Dobbiamo risalire e cercare... Si cassetti non li avevo aperti io. Non c'è niente. Eh, le candele non possono accendere, manca un accendino. Questa come è chiusa? La soffitta è chiusa. La camera di degenza ci sono stato. E qua ci sono stato. E eh, non c'era un cactus. La macchina da scrivere, dove cavolo è? Non, con non conosco la Ho combinazione. Ho capito. Io qua macchina da scrivere non ne vedo. Ancora, buon uomo. Eh, ah, qua. Non conosco la combinazione. Eh, non conosce la, la combinazione. Ho capito. Ho capito. Ah, aspetta, che gli abbasso il lettino, no? Posso interagire in qualche modo con l'essere io? No. Non posso fare niente. Usa la macchina da scrivere e segui le istruzioni. Ma dov'è sta macchina da scrivere? Non sono più, quindi ti ricordi di me. Ovvio, ovvio, Lori. Ciao, ciao, siamo Fede e Marco Valerio. Ciao Fede e Marco Valerio. Come state? Come state? Come state ragazzuoli? Allora, eh, posso spegnere la luce? No, perché ci aumenta la paura, quindi vediamo. Andiamo alla ricerca di una macchina da scrivere. Eh, no, Matti, no. Allora. Eh, primo corridoio. E eh, niente, questo è sempre chiuso. Questo è sempre chiuso. Cioè è aperto, ma non ci possiamo andare. Io questa macchina da scrivere comunque non la, non la trovo. Questi li avevo già aperti, si richiudono, ma perché? Candela intanto piazzo che non si può accendere, Il telefono non si può interagire, e se non troviamo la macchina da scrivere ci possiamo attaccare al cactus. Allora, Già ho mangiato... L'uomo sono io quando dormo uguale, io peggio light, io molto peggio, io proprio vado in coma. Ma non proprio perché mi rigiro per tutta la notte <ride> Quindi non proprio in copa Ma dico una macchina da scrivere dove cavolo la vado a trovare Io sta casa di merda C'è una candela qui Una candela Vabbè questa no, oh, esamina 16 e 3 Non fidatevi ricordi ricordo questo l'abbiamo letto Qua piazzo candela Senza possibilità di accendere niente però Questi si aprono Li avevo altre candele io sono venuto qua a raccogliere le candele. Quando ce le hai gratis, che fate, le vai a comprare. Oh cavolo. Allora, qua abbiamo già visto. Non c'è niente. Questi non si aprono. Questo, questo l'avevo già aperto. Questo è chiuso. Questo chiudo. Non c'è macchina da scrivere in questo posto. Questi li avevo già aperti. Pure si richiudono da soli. Così, a cacchio di cane, i barattoli li abbiamo visti. Il fuoco non si può spegnere. E niente, e punti a capo. Avete consigli? La prossima challenge: peperoncino piccante. E dire che ancora non ho peperoncini piccanti. Poi, appena ne raccolgo qualcuno, magari sì. Così facciamo la challenge con cose fresche. Allora. Dopo pure fragole e panna. Ah, vi trattate bene. Fai la pizza con aglie e sardine, così grande pizza. Che... Eh, non mi ispira. Ma non è che... C Cacchio devo fare io. Guardate la soluzione su YouTube. Oh, ma c'è... Ci... Ah, giusto, non l'avevo preso il carbone già. Con il carbone che ci possiamo fare? Allora, io avrei un inventario. Questo che è? Le sigarette Oh Poi No no. Ah vedi due carboni Serve per accendere un piccolo fuoco Poi le candele Questo che è? Un gettone Se non sbaglio è la valuta che si usa all'Honorly Plane Sopra ci sono strani simboli religiosi Vabbè una stella E la luna Va bene così Poi Questo è? La testa osservante. Forse questo dobbiamo piazzarla a lì. O devo esaminarla. No, non c'è da fare niente. qua. Mi sono bloccato. Con carbone. Eh sì, ma qui non credo che si possano fare le torce. Allora. Il gioco sembra bello, sì, però. Io che mi blocco ogni 3x2 in tutti i giochi è un problema. Allora, apro cassetto, apro cassetto, non c'è niente. E quelle sono tutte chiuse, ma io macchine da scrivere qua non ne vedo. La soffitta è chiusa. La camera di sicurezza è aperta. Dai, mi sono scordato qualcosa qua io. Eh, qua non c'è niente. Esamino... Eh, metti la candela, accendi fuoco. Non Attenzione che sale la paura ed è game over. Quindi non stiamo troppo al buio. E niente, ma secondo me ci sarà qualcosa qui che mi è sfuggita. Buon uomo non mi anzi in faccia, per favore. Ho già un problema qua a vedere. Non vedo un cavolo. Qua non c'è niente. Utilizzo. Ah, un altro fumetto da collezione. Ma qui è pure al buio. Com'è che non aumenta la paura? Non c'è niente. Non c'è niente. Questo è il fogliettino Usa la macchina da scrivere Non c'è la macchina da scrivere ma no, siete scordata inizio. Qua ci sono i piedini dell'uomo Ma che gli è successo a sto tizio Com'è che è... È, tutto... è pieno di macchie poi, lo... Va bene Lori Vi chiamo Lori però Perché io generalmente Vi leggo Cioè leggo il nick Quindi vi chiamo per quel nick Ciao Massimo. Ciao il dragon. Tommaso, vieni in live che te li faccio in live. Questo che era? Usa la macchina da sì. scrivere. Allora, non c'è la macchina da scrivere. O non la vedo io. Le candele, fin quando non troviamo l'accendino, non si possono accendere. Quindi vagheremo sempre nel buio. Il caro Nila Reaper non ce l'ho, Manuel. Ehm... Non c'è. Non c'è. Non c'è. E se non c'è, queste sono chiuse. E queste sono chiuse. Allora, quella è aperta, ma c'è una combinazione che non abbiamo. O mi sfugge qualche enigma. Questi li ho aperti già 80 volte, sti cassettini. O mi sfugge qualche enigma? No? Oppure mi sfugge qualcos'altro? Allora. Oppure. Ah, perché qui c'è un'altra porta. Ok, che non posso insinuarmi di là, ma. È qui? Non stiamo troppo al buio? Non conosco la combinazione. Laboratorio. Attenzione. No, stiamo troppo al buio. Dude Theft Wars, quando si ricordano i programmatori che hanno sviluppato sto gioco, sì, magari. Non lo aggiornano. Allora. Il bagno è chiuso, se devo fare la pipì come la faccio? Ma è talmente buio che non vedo un cavolo io. La libreria è chiusa. Qua c'è qualcosa, ma non possiamo indagare. Io non vedo un cavolo. Ah, questo l'ho chiusa di nuovo. Questa possiamo... Ah, c'è la luce. Tre ore a bagare nel vuoto. E poi c'è la luce. Ora possiamo indagare. Allora, eh, orologio. Ok. Che ore abbiamo visto poco fa? Ve lo ricordate? Complendo a maggio. Eh, pasta cotta. Nella Gatorade, magari quello blu. Addirittura, ma mi volete proprio male. Uh, forse è una macchina da scrivere mimetizzata con l'ambiente. Mm, no, secondo me è qui. Simone, grazie per il follow. Secondo me è qui. Però dobbiamo risolvere questo enigma. Che orario abbiamo visto poco fa? Voi che non mi aiutate però. Perché si spegne la luce? Ah, no, certo. Allora, voi non mi aiutate. La cosa mm, è brutta. Questo è il bagno. Qui c'è qualcosina Che è sta cosa? Un'ascia Mi serve un'ascia per spaccare E la libreria è chiusa Allora dobbiamo impostare l'ora 16 e 3 Vai Alessandro mi fido di te Allora 16 Allora la lencetta Dei minuti No delle ore Quindi 1 2 3 4 E eh, che cacchio è successo? Sono uscito. Eh, Le ho dei minuti. E quindi... Ah, 1, 2, 3. 16, 3 così. <ride> Questo è 16, 15 però. No, c'è qualcosa che non va. 1603 non si può mettere. Ma da dove cavolo si usciva qui. Ah, c'è l'altra luce qua. Oh, vedi che illuminando le cose. Scopriamo altre, altre cose. Il problema è che ti si chiudono le porte da dietro la, la schiena. E tu non capisci più da dove cacchio sei arrivato? Allora, qui c'è. Niente. Questi si aprono tutti. Tac, tac. Niente. Niente, niente e niente. Mettiamo candela? No, c'è qualcosa, un altro talismano, un altro gettone. Sembra Queste. che per aprire questa scatola serva un ingranaggio particolare. Sì, ma con quale voce me lo sta dicendo Luca? Ah no, voce strana Luca. Oh, candele, altro carbone. Qui mi serve sempre l'accendino e qui non si può fare un cavolo. E qui abbiamo un'altra zona. Paga il debito? Ma quale qual debito? Oh! Intanto prendo le candele. Ma quale debito? Scusa. Io ho pagato tutto. Ah! Paga il debito qui. Posa il gettone? Dobbiamo trovare tutti questi gettoni. E quindi, però. Signora, che si è vista allo specchio? Perché fa sta faccia? Allora, niente. Eh, poi, qui altre stanze. Sgabuzzino uno chiuso. Questo non si apre. L'ho aperta. Trova e metti a posto i quadri dell'ufficio. Prima cosa principale, cerchiamo gli interruttori. Vimentizzata con la... Simone, grazie per il follow. Eh, come fa ad avere paura del buio? Eh, perché è venuto qui a lavorare. E chiaramente è una casa molto molto strana. E quindi ha paura del buio, Perché non sa cosa gli può succedere. Quindi, qui ci vanno i dipinti. I quadri che eh, abbiamo visto: Donna corvina, Donna rossa e donna bionda. Quale avevo trovato io? Questa è. Di andante solitario, tutto ho trovato tranne che le donne, io qua. Proviamo metto questa, Bah tutto mi sembra tranne che una donna rossa oppure la donna corvina, oppure la donna bionda. Boh, vabbè, un altro orologio. Questa è l'ora che ho impostato io. 16 e 14. Cambiando quell'orologio cambia l'ora in tutti gli orologi della casa. Guarda dov'è la macchina da scrivere. <ride> Però mi serve l'inchiostro. Perché manca l'inchiostro. Se non sbaglio dovrebbero esserci delle ricariche nella libreria. Ok, metto candela. Mi servirebbe un accendino, nel dubbio. Qua c'è? Una chiave. Chiave della libreria, ma guardo un po' te. Ok, questi si aprono. Questo è chiuso. Eh, quello là sotto non si prende. Una cassetta. Salvare. Per sapere di dove si ha bisogno di un registratore, di una musicassetta. setta. Ogni salvataggio. ci chiede una musicassetta, non sprecarla. Addirittura, magari siamo su Resident Evil 7. E quindi la sal salvo ora o più tardi. Non tanto, Lori. Non mi ricordo adesso quanto costi di preciso. Vabbè, salvo, va. Attenzione qua a sprecare le musica 7 perché rimaniamo spicciolati con i progressi. Quindi ha salvato. Ha salvato. Bu. Io io l'ho inserita. Altro carbone. Altre candele. Un altro vasetto. Ok. E eh, vabbè, io ho salvato. Penso che lui abbia salvato. Ma poi qua non c'è un fico secco, ma altri fumetti. Fumetto da collezione E fumetto da collezione Però non li prende questi Devo fare qualcosa, no? Bah Allora Sono tanti fumetti a collezione qua Cacchio. Ma chi sono questi tizi? Ah, lui è Daniele, vedete? Daniele doesn't make Ma sono youtuber questi probabilmente Li conoscete? Sara e Sono youtuber, streamer Un po' di tutto Sharky Conoscete qualcuno di questi? The Midnight Station e... Allora Quindi Lì abbiamo messo quadro Niente Possiamo andare alla libreria Non ci vado più non ci vado più. <ride> che cacchio è quella cosa strascicante? Eh, piano per favore. Dov'era la libreria ora? Ma perché si richiudono ste cacchio di porte? Trova l'inchiostro nella libreria. Prima devo arrivare alla libreria. Proprio è quello. Qua che c'era? Al laboratorio. Che ci serve la, la combinazione. combinazione. Questi li avevo già aperti, sì. Il problema è che si richiudono. Ho paura di perdermi sempre qualcosa io. Sembra oh. che per aprire questa scatola serva un ingranaggio particolare. Vabbè, allora non me le spegnete le luci per favore, Che faccio fatica ad accenderle qua. Quindi la libreria era sopra. Aspetta, qui magari c'è altro carbone. E eh, vedi, risponano gli oggetti, bellissimi. Altro che... Eh... Vediamo se la libreria... Perché mi spegnete queste cacchio di luci? Risponono tutti gli oggetti. Allora, qua eh? La libreria dove cavolo era? Mini World... Non credo. Ma perché c'è qualche novità su Mini World? Allora, soffitta. Camera di sicurezza, c'è il tizio. Camera di degenza, ah, il tizio era qui. Ma non è che qui c'è la luce che devo accendere. Vedi che tre ore? Io che mi immergo nell'oscurità. Accendessi magari le luci? Allora, eh, niente. e niente. Qui allora c'è pure, no? Eh si stia zitto, buon uomo. No, qua proprio è al buio totale. Vabbè, niente, dobbiamo trovare la libreria. Che era forse lì? Apro, apro. Niente. Camera da letto. E sgabuzzino. Niente. E allora era giù. Hanno, hanno aggiunto un'infinità di roba. Ma tipo. Primo corridoio, e qua siamo sempre là. E niente. Mi sa che devo tornare di qua allora. Ma ah, perché si spengono le luci, la cucina il soggiorno. E intanto mi inserisco il barattolo. Quello l'abbiamo trovato. Quella della signora col cappello. Preciso. Poi qua mi pare che io non debba fare nient'altro. Credo. Questo non si prende. Uh, niente, cerchiamo la libreria. Non mi ricordo dove era la libreria. Questa è la cucina. Secondo corridoio. E qui ritorniamo lì. E forse era lì allora la libreria. Sgabuzzino 2. Mi sono perso la libreria. Allora dobbiamo salire. <ride> Oppure era qui dentro. Dove cacchio è la luce? La libreria forse era qui dentro. Terzo corridoio. Forse era qui. Bagno vietato pisciare. Allora è qui, eh, trovato, trovato. Vediamo cosa c'è in questa libreria. Questa è la libreria. Aspetta, che non. Trova come se dello scring nella libreria. Aspetta, fatemi vedere qualcosa prima. Allora, ogni volta che accendo la luce ho paura. Allora, questo è novembre. Su questa festezza c'è un mese. Cerchiate il rosso novembre. C'è inciso anche una frase: se avete intenzione di aff affogare i vostri problemi nell'alcol, tenete presente che alcuni problemi sanno nuotare benissimo. Ricordatevi novembre, ragazzi, che poi lo inseriamo da qualche parte, mi sa. Quindi novembre. Ah, qua c'è una combinazione. Novembre! Una combinazione. Potrebbe essere un 11 visto che il mese è 11. 16 e 21. Questo si prende? No? Allora, lì c'è un PC. Qui c'è? Inserisce libro. Come inserisce libro? Un libro di una raccolta in 12 volumi, vai. Ah, dobbio, dobbiamo trovare. Dobbiamo risistemare qui. La zona. Quindi questo è il numero 1, e va qui. Sì, ma non è che lo vedo io, però. Ok. Poi questo è il 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e va qui. Ok, poi questo è il 12 Aspetta, questi Intanto gli rimetto questi Perché dobbiamo capire qua Il 12 ovviamente va alla fine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 A posto. E questo è il 12 Ora c'è da sistemare tutta la figura Quindi eh, non abbiamo altre indicazioni Quindi eventualmente procediamo dal 6 Questo dovrebbe essere le gambe Sono le gambe queste Quindi Questa allora va qui Le gambe vanno qua Perfetto Poi Presumibilmente questa, ah, Queste sono le tette Ok, quindi questo va qui. Ok. Poi... Eh, queste sono... Ho qualche libro già preso che posso inserire? No, quella è la testa. Quindi la testa va qui. No, accanto. No, che cacchio fa? Riprendo testa e metto testa qua. Ok. Poi, qui ci va l'altro pezzo di tetta. Che forse è questo. Sì, ma è sbagliata la faccia però. La faccia va alla seconda. Perfetto. Poi, qui ci va il collo che forse ho nell'inventario. Non è questo. Perfetto. Ora... Eh, queste gambe... Qui ci va qualche altra cosa. Questo che è... Ok, no, allora forse queste vanno... Non è che mi manca qualche libro. Queste, questo che è... Ok, niente, questo va qui allora. Ok, questo qui va accanto. Poi i piedini andavano qui. No, allora vanno qui. È giusto? E qui va quello che ho fatto. Risolto. Tutto sto casino per... trovato il nastro. Ok. Metti l'inchiostro nella macchina da scrivere e questo l'abbiamo risolto. Però qui si trova qualcos'altro. Maschera. Eh, metto candela. Fumetto da collezione. Musica setta possiamo salvare. Il PC non si accende, si è sfasciato Windows. Ok. Che cacchio è sto a fare qui? 11 di novembre, eh, non credo. Salvo, vediamo nuove armi, nuovi mobili, nuove materie, nuove armature, nuovi mob. E dire che io ci ho fatto solo un episodio su, 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 su quel gioco. Allora, uh, Saloni d'adacca. I need key. Qua serve una chiave esatto. Quindi, lunedì, martedì, martedì, mercoledì, giovedì sabato 9. Sì sniper Ho oh, barzelletta. Nel frattempo, che mi aiutate con gli enigmi. Allora, Alexa, prima si deve attivare. Alexa, la barzelletta. Qual è il piatto preferito di un cantante pugliese? Le orecchiette alle cime di rap. Qual è il piatto preferito di un cantante pugliese? Le orecchiette alle cime di rap. Ci può stare, ci può stare. Ciao, Francesco. Ehm. Ma casomai in live possiamo riprovarlo. Non te la do per certo. Tra poco arriverà la barzelletta. Sì, esatto. Per me. Allora, nessuno che mi aiuta. Che si, che siete brutte persone. Esamina il dietro dei fumetti. Forse si nasconde qualcosa. Oh, brava. Le... Vedi che Alessandro mi aiuta. Tutti gli altri no. Il retro dei fumetti. Allora, questo è il ca... I fumetti io non li vedo più, però io qua. I fumetti io qua non li vedo più. Come posso confrontare tutto ciò? A che cosa? Una lettera con numeri e strani simboli. Eh, ora, ora sarà un casino, un'altra candela. Questa ancora non la posso accendere perché. Mh, oh, posso prendere un altro quadro. Abbiamo raccolto una testa pelata. Allora. Eh. gestore streaming. Quel Digmo è sicuramente per l'orologio. E ora vediamo com'è la situazione qua. C'è da capire a quale numero è associato la lettera. Eh, o il simbolo. Quello che è. Allora. Che gioco è Bloody Ink. Bloody ink. Allora. Ci siamo? Penso di sì. Aspetta che sto l'attacco qua. Ogni volta mi si rincitrulliscono le chat qua. Eh, ciao sniper. Ciao Jonas. Dial simulator non lo so, Giuseppe, onestamente. Vediamo, vediamo. Non mi dite porta questo, siamo sempre là Non mi dite porta questo, porta quello eh, Allora Questo è prendibile Abbiamo visto di no Qui c'è qualcosa Abbiamo visto che era novembre La luce è accesa Sì, no Perché non vedo lo stesso niente Allora eh, Usa lettera con numeri e strani simboli Ma questi simboli dov'è che li abbiamo visti noi? Non è che sono i medaglioni. Anche perché poi io qua non, non mi rimane. Io devo tornare ogni volta qua. Vattene a ricordare. Gli faccio uno screenshot. E c'è una foto, vai. Del dubbio, non si sa mai. Allora, se magari mi riconoscesse l'impronta pure. Allora. Eh, tac. Perfetto. Come citare nei giochi okay. Federico, grazie per il follow Per registrare su computer eh, Il registratore di Della scheda video Allora, quindi Una volta recuperato L'inchiostro Dobbiamo andare alla macchina da scrivere. Dove cavolo era la macchina da scrivere? Perché qua andando... Questo è il bagno sempre chiuso. Allora, qui c'è da impostare l'orologio, c'è da capire come... E quello era... Era dritto prima. Mi scusi, non indagherò più sulla sua posizione di testa. E okay. che Allora finiamo con questi rumori. Molesti. Altre candele. Altro carbone. Ma non è che quelle cose esponono sempre. Allora, la macchina da scrivere: Altre candele. Fantastico. La macchina da scrivere: Ecco, tipo qui, paga il debito. Se io indago dietro queste monete. C'è solo la stella in queste monete, quindi non succede niente. Intanto lo poso. Posiamo questo, perfetto. Allora, la signora sempre è che è molto strana. Allora, vado all'ufficio. Perché si rispegne la luce? <ride> Ho paura. Qui possiamo mettere un altro dipinto. Non so se sono quelle giuste però. Donna Corvina. Non mi sembra tanto Corvina questa. Donna Rossa. E Donna Bionda. No, allora questa è Bionda. Questa la metto qua. Eh. Questa è Corvina perché c'è tutti questi corvi qua così. <ride> questi rovi. Non lo so, nel dubbio. Vabbè, ah, allora scusa, allora va qui. Che se non è rossa. Vabbè, però la lascio. Allora, inseriamo... Ma era qui la musica setta per salvare? Sì? Prima inseriamo, va, voglio vedere che succede. Scrivi. Che scrivo? Ci sei ancora? Puoi rispondere? Chi sei? In che senso? Chi sono? Chi sta scrivendo? Che inquietante sta cosa. Tutto questo non ha senso, non è possibile. Eh, mi dici chi sei? Sono player. Estre Ma che è player? È estremamente importante che tu segua le mie istruzioni. Ok. Player è attaccato da un ad un respiratore e non può muoversi. Chi sei veramente? Ma il tizio in coma si chiama Player. <ride> non l'ho capito. Che, che mi ha detto? Usa il computer nella libreria, eh? C'era andato. Inserisci questa password nel computer della libreria, gatto nero. Non ricordate, gatto nero? Stai sfidando un boss, Giuseppe? Eee... Ciao, Alex. Sì sì, perché siamo sempre là. Se non porti i soliti giochi, c'è la gente che non ti entra in live. Siamo sempre là, siamo punti a capo. Ecco perché tutti si mettono a streamare i giochi che vanno su di successo, Brawlers, eh, proprio questo motivo. Salve. Ma lei quando è arrivato qui? Devo fidarmi. <ride> ah, è un manichino comunque. Gatto nero, ricordiamocelo ragazzi, ricordiamocelo. E qui ci prenderemo qualche jumpscare sicuro. Ora dov'era il computer? Non vedo niente. Il computer era di sopra o di sotto? Tutto bene, Alex, tu? Tutto bene. Allora, dov'era il computer? Da qui se non mi ricordo... Vabbè, il bagno è chiuso. Alla libreria, ok. Allora, password. Gatto nero. Nero. Perfetto, enter. Sblocca porta della cucina. Vai in cucina, ok. Intanto rubo... Ah no, questo è sempre novembre. Ok, la cucina dove era? Questo è sempre il bagno. È molto inquietante come gioco comunque. Molto psicologico. Questo è il primo corridoio. La cucina dove cacchio era quella la cucina. Ho paura che sto coso si animi. Ma ci devo interagire? No. Candela cosa? Ok, uno sgabuzzino. Questo è l'ufficio, vabbè l'ufficio non c'è niente. Possiamo salvare, salvo, salvo. Si sa so mai. Salvo progressi, inserisco musica setta e in teoria abbiamo salvato. E andiamo in cucina, ora mi sento un po' più tranquillo. Ehm, Un'ora di live, sì, ancora non abbiamo fatto niente. Il gioco è, ink è qualcosa. Bloody ink. Allora, eh, quindi... Aspetta, se riapro questi. C'è cioè No. Allora, la cucina... Dove cavolo era la cucina? Terzo corridoio. Mi sa che devo scendere. O salire. Eh, ma perché si rispengono le luci? Allora, soggiorno. E qui ritorniamo... Ma perché sì? No. È accesa la luce? No. Allora... Abbiamo trovato qualche altro barattolino? Non mi pare. Cucina, trovata. Buongiorno a tutti. Aspetta che cerco di accendere la luce. Allora, salve. Ma lei è amico o nemico? Intanto mi prendo una Red Bull, non so mai. Un energy drink. Ma lei mi parla? Mi uccide? Vicino alle mensole della cucina c'era lui. Il mio cuore iniziò a battere più velocemente mentre cercavo di capire chi fosse e come fosse entrato in quella casa. Non appena l'uomo mascherato cominciò a parlare, la tensione nell'aria divenne palpabile. Il passamontagna, il cappello e gli occhiali celavano ogni espressione, ma la sua postura era sicura, quasi arrogante. Non avevo tempo per chiedere spiegazioni o indugiare in domande inutili. L'istinto mi diceva di respingerlo, di allontanarlo dalla casa. La paura e la rabbia si fusero dentro di me mentre lo fissavo intensamente, cercando di trasmettergli tutto il mio disprezzo. Ma lui sembrava conoscere cose su di me che non doveva. Il mio nome, particolari della mia vita che non avevo mai condiviso con nessuno. Era come se avesse scavato nel mio passato, nel mio presente, come se leggesse i miei pensieri più oscuri. La sua voce era calma, ma i suoi avvertimenti suonavano come una minaccia imminente. Parlava dell'uomo del tempo e di una sua avvenuta incombente. Mi diede le chiavi della soffitta della casa in cui mi trovavo, come se ciò potesse proteggermi da qualcosa di inimmaginabile, di cui io stesso non ero consapevole. Era come se volesse che scoprissi la verità, ma non riuscivo a fidarmi di lui, né delle sue intenzioni. Intimai l'uomo di andarsene, altrimenti avrei chiamato la polizia. Lui non perse la sua calma e, incredibilmente, ascoltò le mie parole. E se ne va. Ah, così. E quindi. Ciao Emanuele. E quindi, oh, si è bloccato. Devo saltare la scena. Luca, muoviti. Vabbè, schippisci. Allora, esplora la soffitta. Obiettivo aggiornato. Perché mi lampeggia lì? L'ultimo quadro l'abbiamo pre preso. Ok, qui c'è da impostare un'altra ora, ma io non so che ora impostare ho qua. Ciao Dania, mental hospital, eh, forse peggio. Ziglio, il gioco lo Sì, lo conosco Giuseppe, però la chiave non l'ho voluta prendere perché il gioco non mi entusiasmava. Allora, eh, vediamo, vediamo. E qui? Dalla nascita alla morte. Quindi, prima bambina. Poi ragazzina. Poi donna. Poi vecchia decrepita. Poi morta. Tac. Ho fatto qualcosa. Prendo intanto la musica set. Ho aperto qui. E trovo. L'altro inchiostro è del carbone. Giusto così. Perfetto. Poi... Outlet Lifer, Life. E qua non c'è un cavolo. Poi, manuale di cucina, 17. Su questo libro c'è il numero cerchiato in rosso, 17. Attenzione, ricordate il 17, forse è un'ora da impostare. Le 17? 17 novembre. Possibile? Prendo altra cosina qua. Poi. Eh, qua non c'è niente, che è? una chiave. Chiave della soffitta. Qua c'è birra e a più non posso. Poi qua c'è un topo morto, Cacchio: è una buccia di banana. Poi qua è tutto chiuso. Altro fumetto. Non posso romperla a mani nude. Devo trovare Attesta. qualcosa con cui tranciarla. Attestate, Luca, attestate. No, comunque là c'è l'altra foto. Devo trovare un tagliacatene. Ricordatemi che in cucina c'è da tagliare qualcosa. Poi, questo è Project Credit. È fa fatta collezione qui sul tavolo. Possiamo piazzare un'altra candela. E penso per adesso. 17 novembre, proviamo a inserirlo. Quindi 17-11. Ma io come faccio a inserire 17-11 così? Così non è impossibile. Perché le ore si spostano di un'ora un alla volta. Mentre i minuti, di 5 minuti alla volta. Quindi, non è quello. 17 novembre potrebbe essere, però forse manca l'anno ancora. Ma posso indagare ulteriormente? Si può aprire? No, va bene così. Ciao Gabri. È più realistico the Dark. Neanche più the Dark. Questo è tutto fatto con la I. Eh, Giuseppe, questo è stato fatto da una singola persona, da Daniele Da Non so se lo conosci. Comunque, unico sviluppatore. Per essere unico, dico non è male. Allora, eh, quindi. Chiave di. Abbiamo l'ultimo dipinto che non mi ricordo minimamente dove avete inserito. <ride> Dettagli. È la, è la soffitta. Quindi andiamo, saliamo. A questo punto saliamo. Eh, mi hai fatto venire voglia di comprarla. Direi che hai anche due queste cinque. Ma Emanuele non è che significa essere scemi non avere la PS5 tranquillo quando si può si può non è che per forza la deve avere subito e instant. allora soffitta soffitta Vittorio va bene Vittorio però io considero che vi leggo tramite nick, perché non è che mi posso ricordare tutti i, no tutti i vostri nomi. Cambiatevi il nick e vi mettete il nome. Allora, perché non posso entrare? Perché non posso entrare qua? Esamina. È troppo buio. Preferisco tornarci quando avrò trovato qualcosa con cui illuminare la zona. Ma perché qui a fianco che c'è? Non c'è l'interruttore. Luca, ma che fa? Che c'è le traveccole? E quindi, punti a cavo. Perché, che cacchio devo fare ora? Allora, c'è da inserire... Eh, il dipinto Vabbè qua c'è sempre il tizio C'è da inseguire il dipinto Adesso dobbiamo andare a ritrovare Qual è? Dov'era la stanza adesso? Madonna, mi sono perso Peggio di Granny Assolutamente sì Mi perdo in questa cacchio di casa io Allora il primo corridoio forse era Qui c'è sempre l'alce lì allora, indaghiamo, terzo corridoio Perché mi si spengono le luci, non lo capirò mai Qua che c'era? Qui c'era sempre il bagno chiuso Libreria, libreria, luce Allora, qui c'era il pc E quindi qua non ci dobbiamo fare niente per ora Niente, qua possiamo uscire Qua c'è sempre l'orologio comunque. Per adesso ci possiamo andare. Protiamo solo che non ti compri Marvel Spider-Man 2. No, a momento ti lo danno gratis. Allora. Dov'è l'acqua? E qui si sale. Quello è chiuso. E qui. Oh, cavolo. Chi è che sposta i mobili? Forse devo andare di qua allora. Si è spostata qui la statua che c'era qui. Allora, inserisco l'altra monetina, visto che ce l'abbiamo. E siamo a tre monetine su cinque. Vediamo quello che c'è qui. Allora, sgabuzzino chiuso. Ma non c'era un'altra porta qui. O mi ricordo male. Paga il debito. E eh, niente. Altre due monetine da trovare. Queste sono tutte aperte, quindi non credo di doverle riaprire i cassettini. Sento rumori molesti. Eh, non c'era una porta qua. Mi sono sentito... Mi sto sentendo un po' preso in giro. Non c'è la porta qua. Come ci sei entrato qua? È <ride> eh, rimasto chiuso. Perché il posto mi cambia da sotto gli occhi? Mi scusi, ma lei mi perseguita! Allora, Jumpscare, Jumpscare, ragazzi! Allora! Oh cavolo! E <ride> te pareva! Merda! Allora! La finiamo! No, dai Giuseppe. Non ho fatto bene effettivamente per essere singolo sviluppatore. Ma quindi. Qui infatti all'ufficio era. Ok, ancora. E eh, basta questi scarafaggi. Allora quindi. Prova ad utilizzare l'ultimo quadro però non mi sembra una donna corvina questa. Quindi la donna... ma non mi sembra neanche una donna, poi alla fin fine. Prova a scambiare questi? Bah. Tutto sembra tra... forse boh, devo prendere più quadri, non lo so. Questo è chiuso, ovviamente si sblocca risolvendo questa situazione. Ma i quadri che ho preso e che ho trovato, tutto mi sembra tanto che donne. Vabbè, allora inserisco l'altro ink qua. Scrivo. Hai già recuperato l'accendino? No. 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 Allora cerca di darti una mossa. Inserisci questa password nel computer. Fuoco... Cammina con me. Sbloccherà gli sgabuzzini. L'uomo del tempo sta arrivando. Ricordatemi questa password, ragazzi. Fuoco. Cammina con me. Sbloccherà gli sgabuzzini. Chi è l'uomo del tempo? Eh. Non sei ancora pronto per questa risposta. Ti spiegherò tutto quando ci incontreremo di persona. A dopo. Ci giocheremo insieme a Spider-Man 2. Ma perché c'è il multiplayer su Spider-Man 2? Non c'è il multiplayer. Allora. Allora, c'era una musicassetta, sì, ma io non ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho. Attenzione, ce l'ho. Eh, potevo salvare dopo, effettivamente. Vabbè, pazienza. Allora, quindi. Andiamo alla ricerca. Eh, mi ricordate la password? Fuoco cammina con me. Bravo, salvo. Uh, ciao Sebastian Ok Vittorio Benvenuti in live Allora quindi Torno al computer Se mi ricordassi più che altro Dove cacchio si ci arriva Piano Piano con le luci qua Quindi qua ci sono le scale Devo salire Ora dall'altra parte Forse era da queste parti. O era di qua, semplicemente. Ma perché si richiudono le cacchie di porte che poi mi perdo. Ok, al terzo corridoio. No, il bagno no. Che è? Oh merda. <ride> che cosa sta? <ride> Ho paura. Allora. Fuoco cammina con me, giusto? Quindi inserisco testo: fuoco cam, eh, cammina con me. Sblocca sgabuzzini. Caterina, mi manchi. Chi è Caterina? Con amore eterno player. Ah. È praticamente la, la fidanzata dell'uomo che è mezzo morto. È l'uomo del tempo. Questo è l'uomo del tempo. Mi direi che dobbiamo affrontare sta cosa. Questo è il prodotto con timore e trepidazione, player. La vedo critica. Vabbè, sblocchiamo gli sgabuzzini. Sento ringhiare. Sento ringhiare, normale. Non credo. È arrivato l'uomo del tempo. Eh, fuoco cammina con me. Ciao, Vincenzo, tutto bene tu? Allora, attenzione che quell'uomo. Salve! Oh, oh, ma che si fa così? Ma ah, scusami. Allora, questo è sempre novembre? Allora, quindi lì non ci sei più. Dove cavolo? Vabbè. Dove era il magazzino? Qui c'è sempre il bagno. Qui c'è sempre l'orologio. Ah, è qualcosa sempre lì. Un'alce abbastanza incazzata. Allora, quindi, magazzino, magazzino. Dove cavolo era il magazzino? Era da queste parti. Magazzino, magazzino. Sgabuzzino, più che altro. Ok, salve. Prima cosa, accendiamo le luci. Allora, TikTok, non sono donne nude. Abbiamo trovato il quadro della testa pelata. Della donna, più che altro. Una donna, finalmente l'ho trovata. Ok. Ah, ma qui posso appendere altri quadri. Ah, io che li ho messi tutti là. Devo prenderli tutti, allora. Beh, ormai che siamo qua, diamo un'occhiata qua. Vediamo che succede. Sblocca le tende nel corridoio dello sgabuzzino 1. Qua non c'è luce. Ah qua c'è luce. Non conosco no? la combinazione. E eh, qui non ci possiamo andare perché ci moriamo Sembra che le tende si possano spostare Ma qualcosa le blocca Eh E quindi Per ora non possiamo fare un cavolo qualco Qualcosa le blocca Sembra che le tende si possano spostare ma sembra che le tende si possano Ho capito spostare, Me la vado Si è chiusa Come si è chiusa Rimetto il quadro Allora Sembra che le tende Si no. possano spostare Ma qualcosa le blocca la E allora ci muoio Sembra che le tende Si possano spostare Non con qualcosa Non conosco la combinazione Non conosco la combinazione Ma la rascio. Sembra che le tende Si possano spostare Sono morto Sono morto Sono ma morto le blocca. La candela Tutto Prendo tutto Scusa Scusa Non lo potevo non sono morto Sono morto <ride> Per poco, per poco Che devo fare allora? E perché la porta si è pure chiusa? Non posso più uscire da sto posto di merda E quindi Testa pelata Ma testa, testa pelata in che senso? Donna corvina eh, il quadro della donna Corvina l'ho trovato. Ehm... Sto Luca è spammone. Eh, quindi che devo fare? Le tende sono bloccate. Le tende si possono spostare, ma qualcosa le blocca. Sembra che le tende si possano spostare. Cioè, hai rotto il cazzo, Luca. Fattelo dire. Sembra... Sembra che le tende si possano spostare, sembra che le tende si possano spostare, ma qualcosa le blocca. Non è che... Ah, forse io... Ah, vedi! Allora, testa pelata. Andiamo a recuperare una testa pelata. Quindi, dov'era? Testa pelata, eccola qua. Quindi... Prendo quadro di qua... Attenzione alle nudità, che su TikTok non, TikTok non le vede abbastanza bene. Oh, quindi metto Donna Corvina qui. Ok, e altre donne. Niente, questo lo prendo allora che romba qua. Ok, quindi fatto ciò, che faccio ora? Sembra che le tende si Sembra possano che tende si possa spostare, ma qualcosa le blocca. L'ho doppiato io, se già... Allora, eh... eh, vabbè, sul PC è normale. Con Bluestacks si vede un po' più in grande, quindi giocare da lì non è male. Allora, quindi... Qual è il prossimo indizio? Sbloccherà gli sgabuzzini, l'uomo del tempo sta arrivando. E gli sgabuzzini io li ho sbloccati, il problema è che ci sono le tende chiuse. Come facciamo ad aprire le tende? Le monete io non le ho più trovate. L'accendino non l'ho più trovato. Che si deve fare? Perché l'uomo dalla testa palata è questo, quindi non c'è niente da fare. Oppure mi devo incamminare fino a quando succederà qualcosa, ma la vedo critica. Forse mi è sfuggito qualcosa. Mi è sfuggito qualche quadro. Eh, Questi non si accendono. Gli orologi ancora non sappiamo minimamente cosa farci. Avete consigli? Non si spostano, Giuseppe. Sono bloccate da qualcosa. E non sappiamo da che cosa. Qui la luce non si accende. Sembra che le tende si spostino. Le tende si non postano. si spostano. Cosa le blocca? Aspetta, TikTok che attiva la live. Tranquillo. Che è rottura di scatole. E te pareva. E ti pareva contenuti sessualmente espliciti su TikTok? Ti pareva, bro. Ah, Il eh, 9 aprile alle 5,08: fantastico. Ma io posso streamare una cosa e poi ci sono le donnine nude che fanno i balletti e quelli sono perfetti. Ma io posso fare così, ma io posso giocare. Ah, Vstax 5 pinguini. Allora, ciao Simon. Allora, quindi TikTok si perderà una parte di, di tutto ciò. Ma posso essere bannato su TikTok perché nei giochi ci sono i quadri con le donne nude? Ma non è che è colpa mia. Eh, scusate. Ora, boh, non ho parole. Questo è il terzo ban che prendo su TikTok. Allora, qui c'è sempre il carbone. Altri quadri io non ne vedo qui. Io altri quadri non ne vedo. Come facciamo a sbloccare le tende? Avete consigli? Alla libreria mi sono perso qualcosa. Eh no, c'è sempre l'11 novembre qua. O 16, 17 novembre. C'è da impostare questa data. Poi questo non si è capito che cacchio si deve fare. Candele. Oh, musica 7. Risponano anche le musica 7. Allora posso provarci. Il gioco si chiama Bloody Ink Allora qui. Non conosco la combinazione. E eh non conosce la combinazione. Però dai, non è che è possibile trovarla. Non, con non, con non conosco la combinazione, Luca, oh, ti stacco le corde vocali. Poi vediamo se ti viene la combinazione. Allora, qua non ci avevo già visto e non c'è un cavolo. No. Questo non sì, si apre. Per aprire questa scatola serve un ingranaggio particolare. Un ingranaggio particolare. Eh, lucette. Queste sono le scale. Ma qui c'è dell'altro carbone? Sì. Okay. Allora, io proverei eh, a lasciarmela lì dove ci sono le tende. Perché non so che fare, onestamente. Quindi, nel dubbio, mi salvo la partita. Se mi ricordassi più che altro da dove si fa. Dietro i fumetti dell'ufficio. I codici. Tu dici 5 fumetti. Questi qua. Dove li a ritrovare ora? E ora. Non credo ci siano dei codici. Però. Vediamo che dobbiamo fare. Allora, dov dov'era? Mi sono perso. No, di qua si sale. Ah! Allora, la zona con le tende era qui Oh, sgabuzzino E qui è dove si salva E qui c'è poi l'ufficio Perfetto Tu dici qua che ci sono dei simboli Allora, i simboli qua mi sembrano tutti uguali 001 Lonely play Plane E qui i simboli io non ne vedo 006 Non mi sembra ci siano dei simboli Questo è l'11 uh, Questo è il 19 Non mi pare Ciao Lidia Che poi ti dà ban da tutto Anche su Youtube e Twitch E eh, spero di no Giuseppe Ciao Alessio Gamer, questo è Bloody Ink. Allora, prendo sempre carbone, nel dubbio. Candela. Allora, io mi salvo la partita e cerco di lasciarmela. Vediamo che, tanto anche se muoio, ripristino. Pazienza, sti cavoli. Devo vedere che c'è di là. O forse dobbiamo semplicemente impostare un'ora particolare. Ma non è che c'è data, sapere quale. però, abbiamo solo un 17 novembre da inserire da qualche parte. Però, non saprei dove. Quindi, qua abbiamo sbloccato con la testa e me la lascio. Non conosco la combinazione. Non conosco la combinazione. Si accendono avendo l'accendino Vedi. Non conosco vedi. la combinazione. qua non c'è niente comunque. Sembra che le tende si possano spostare, ma qualcosa le blocca. Eh, raccolto il fumetto. E non c'è nient'altro qua Sembra che le tende si possano spostare Ma qualcosa le... Non conosco la combinazione Non conosco la combinazione Oh merda! Ma che è? Lo jumpscar dalla fidanzata dell'essere che sta per morire Mammi scusate ma che cos'è questo jumpscar così è gratis No, no, lo devo finire, Giuseppe. Non mi frega allora, niente. Eh, ciao, Lidia. Allora, favore, non mi fate jumpscare. Allora, che è stato sto ringhio? Allora, non facciamo vedere le donnine nude perché TikTok si arrabbia. Vabbè, che sono, però adesso sono alle ah, 5 e 8, Quindi, fra 3 minuti, posso ritornare su TikTok. Allora, non è che è colpa mia se i quadri sono così. Però, come fa uno a portare certi giochi? Allora qui non, si, non possiamo fare niente No Dania eh, Merenda con ciambella al cioccolato E io che sono a dieta Mi fate questo non avete, non avete sentimenti verso i miei confronti Allora quindi che cavolo devo fare Mi sono perso qualcosa qua Qua che c'è Poi le altre monetine ancora io non le ho trovate questo è chiuso proprio perché? Tiro giù la tenda? E mi sarò perso qualcosa da qualche parte. Oh, qua non c'è niente. Spengo la luce. Ma perché dovrei spegnere la luce? Eh, buonasì, Marco. Ehm, tra tre minuti i pinguini. Allora, quindi, 17 novembre. Quindi, 17-11. Allora io. Ecco, io sposto le lancette. Ma succederà qualcosa lo stesso. Dove si spostavano le lancette? Eh... Ve la trovata, forse è qua Sì Allora, 17 novembre Quindi mettiamo Ore 17 5 Ok, 17 novembre Quindi 11 Facciamo 5, così ho un po' di tempo per arrivare nuovamente. Gli alle tende. Magari si aprono da sole. Alle 17:11. Magari corri pure. Allora, vediamo l'orario. 17.8. Succederà qualcosa alle 17.11? Eh... Sì, ora vado su TikTok. Problema è che 17.8... 17.8 anche nella realtà, ragazzi. È una cosa allucinante. 9 aprile, ancora non mi è dato farlo. Un altro pochino, forse. Oppure devo riavviare qua. Una cosa allucinante. Cioè, 17.8 nel gioco, 17.8 anche nella realtà. Mm. 17.9. Allora, ti apri TikTok. Eh? Che cavolo. 17,9 anche nella realtà. Preciso, ma che è una coincidenza? Oppure siamo perseguitati dall'uomo ombra lì? Allora, TikTok. Guarda qua, mi... ah, ecco. perfetto. TikTok, eh, io vorrei non farle vedere certe cose, ma non è che è colpa mia. Se mi becco un altro ban, mi tolgo l'account. Allora, Blood Ink. Tanto non c'è Altri giochi vado Live Allora 17.9 Succederà qualcosa alle 17.11? Allora evitiamo di inquadrare i quadri Che devo fare? Non so fare niente Allora, sguardo abbassato, 17.10, scocca l'ora dell'inferno, c'è da qualcosa? Sempre 17.10. Mi esploderà il PC. È bloccata a 17.10, è normale sta cosa. Paura di essere aggredito da qualche parte. 17.11. Non è successo niente. Sembra che le tende si possano spostare. Ma qualcosa le blocca. Non è successo niente alle 17.11. Tutto questo casino per niente. Qua c'è una placchetta, no? Non è successo un emerito cavolo. Con c'è niente. Con c'è niente. Ehm, che si fa? Ciao Marta, mi date la soluzione. Indagate, indagate. Questo è sempre chiuso. Qua abbiamo già salvato. E niente, ci sono ancora quei codici da decifrare. E poi le monetine da trovare ancora. Che le vado a trovare queste monetine. Qua da sfasciare. Il bolo non si apre. Attenzione alle tonnine. terzo corridoio Qua possiamo impostare l'ora Ma non si capisce che ora Allora E qui niente, qui c'è sempre il no novembre Ingranaggio scatola Uh, problemi, sanno nuotare benissimo. Alcuni problemi sanno nuotare benissimo. Ma in che non senso? Non conosco la combinazione. Luca, ti strappo la lingua. Lo so benissimo che non abbiamo la. Oh, attenzione! Che non abbiamo la combinazione. Questo che è? Oh, non la... Raccolto ingranaggio scatola, sperduto qui. L'abbiamo trovato. Ora dov'è che serviva l'ingranaggio scatola? Perché è rosso tutto ciò fogliettino? Abbiamo visto. L'ingranaggio scatola, dov'è che serviva? C'era un posto dove diceva. Serve un ingranaggio particolare. Non conosco la combinazione. Non conosco la combinazione, serve un ingranaggio particolare per attivare tutto ciò. Ma che, qual era? Batter a ricordare. Ti guardo mentre faccio merenda, ma fate tutti merenda, io non mangio niente. Che mangiate di buono. Allora, l'ingranaggio particolare, dov'è che andava? Attenzione, alle donne nude. Eh, qua non c'era niente. Il miraggio particolare, il particolare non era qui. Ah, mi sto perdendo. Sgabuzzino, siamo di nuovo là. Allora devo tornare indietro. Non c'è niente. Ho qui. Chi è stato? Non conosco la combinazione. Non conosco la combinazione. Non conosco la combinazione. Allora, Bravo Pinguino, ricordalo. Tra un jumpscare e l'altro. E allora mi sa tanto che io devo salire a sto punto. Dov'è che cacchio devo usare io l'affare lì? Erika, grazie per il follow. Manuel, grazie per il follow. Scusa, l'ho scambiato. Allora, eh. Vi ricordate dov'è che devo inserire io quell'affare, io, quell'ingranaggio quell particolare? In cucina forse no. Voi non, non mi siete d'aiuto, non mi aiutate. Il nome è nella copertina della live, esatto Giuseppe. Bloody Hink. Perché è tornata la Red Bull? Ah io la riprendo, qual è il problema? Ah, un'altra cassettina. Fantastico. Meno male che rispona tutto qua. Eh, questa non si apre. Il 17 l'abbiamo già visto. Il quadro l'abbiamo pre preso. Qui c'è la catena da tagliare. Non posso romperla, mani nulla. Devo te trovare te qualcosa per tranciarla. Eh, quindi niente. Niente, devo riesplorare stanza dopo stanza. Che dobbiamo fare? Voi non mi aiutate. Qui c'è l'ingresso. Mancano Questa le batterie radio alla radio. Ma mancano le batterie. In, raccolto ingranaggio scatola, un altro. Qual è il suo ingranaggio scatola? scusa? Mi sto sentendo preso un po' in giro. Batterie. Lo sgabuzzino numero 2. Testa spigolosa Ah, vedi che l'ho trovato un altro Non c'ero proprio entrato qua Mettiamo la testa spigolosa oh, Quale cacchio è la testa spigolosa? Questa? Mi sembra abbastanza spigolosa E quindi un'altra donna L'abbiamo recuperata Qual era? Donna rossa Mentre questo cos'era? La testa osservante Ok Quindi, niente Andiamo Che cacchio è sto... Allora Ma sti jumpscare così a cacchio di cane Ho oh, The Last of Us con la mia foto Grazie per la rosa Allora Ciao Frankisin eh, Ciao Massimo Allora quindi allora fatto ciò fatemi ricapire qua c'è la cucina qui c'è il secondo corridoio con le scale e qui c'è il soggiorno al soggiorno c'era qualcosa da fare al soggiorno qualcosa con la quale interagire dove serviva l'ingranaggio particolare non mi pare comunque. Adesso vado a ricordare qua dove cacchio devo andare. Questi non si aprono. Qua. Sembra collegata ai barattoli mancanti e niente. Qua non c'è niente. 17-18 Candela. Vabbè, niente. Saliamo. Vediamo sopra cosa c'è. Cosa c'è possibile fare Qua c'è la cucina Qua abbiamo preso lo jumpscare Saliamo Telefono niente Accendi niente Ah possiamo zoomare Altro carbone Non si sa mai Ciao Vinci Tutto bene Tu Oggi forse devi mettere l'ingranaggio No ma l'orologio Già possiamo utilizzarlo C'è il buio Perché c'è il buio qua? L'ingranaggio andava in qualche altro posto. Allora, niente, vediamo che da quelle parti... Scendono. Allora, niente. Soffitta, abbiamo Vi visto. Ah, non ci si può entrare perché ci serve qualcosa per illuminare. Camera di sicurezza. Non c'è un cactus al momento. Non conosco, la non conosco la combinazione: e qui c'è l'essere vegetativo. Ok, che proprio vegetativo non è perché respira comunque. Vabbè, niente. E qui vediamo dall'altra parte. Qua c'è niente. No, eh, questi non c'è niente. Camera da letto chiusa, sgabuzzino numero 3. Ok, e abbiamo trovato l'altro quadro E non l'avevo preso nemmeno Testa osservante Testa osservante, perfetto E forse abbiamo tutti i quadri adesso Perché si è chiusa sta porta? Ho paura di un altro jumpscare Aspetta c'è qualcosa là Una candela Abbiamo tutti i quadri quindi cerco di tornare lì Possibilmente Non no, era giù Possibilmente senza inquadrarli Perché TikTok si accorge Delle donnine nude nei quadri Eh Frankie si, Insieme a me Prendiamoci i jumpscare eh, Noi siamo qua per questo Per prenderci gli jumpscare Allora quindi Era qui al terzo corridoio Forse no Forse era dall'altra parte che qui c'è la libreria. Non si vede un fico secco, sì, era dall'altra parte. questo è chiuso, sì. Allora, eh niente, andiamo di qua. Attenzione, non inquadriamo le donnine. Matti ogni volta scrivi talmente tante di quelle cose che riesco che fatico a leggerle. Fai un sunto di quello che scrivi Un piccolo sunto Allora eh... Attenzione Testa pelata l'abbiamo messa Ok qui Ufficio Non inquadriamo le... I quadri Per favore Perché quello si incazza Allora Donna rossa Donna rossa Perfetto E poi donna bionda Donna bionda Tac No per favore Non te lo inquadra No Non la fare vedere tutto bene vincito tu. Cassettino aperto Non inquadriamo perché TikTok mi banna di nuovo E c'è la bellezza di L'accendino Per usarlo premi il tasto L'accendino no? illuminerà le zone buie ma non farà calare la paura Per usarlo premi il tasto Ok quindi forse posso andare a sbloccarmi le tende in qualche... Se accendo qui, che succede? È luce fu... Non succede niente. Facciamo più luce e basta. Va bene così. Meglio di niente. Quindi... Io qui posso andare a accendere adesso le varie candele. Eh, vedi? Vedi? Che abbiamo risolto un pochino. Perfetto. Abbiamo candele solo non da una parte. Le tende si possono spostare, ma qualcosa le blocca. E ora vediamo. Non conosco la combinazione. Non conosci niente Luca. Sei inutile, proprio come le, le scimmie. Quindi qua. Qua. Perfetto. Oh, e eh, abbiamo risolto, almeno per ora. Metto candele. No, qui che cacchio c'è da fare? Non l'avevo già preso questo. Ingranaggio scatola. Non si, non si apre, sembra collegato ai quadri. Che le Ma quali quadri? Sussurra. Che qua non c'è niente. Le blocca. Entro. N non conosco la combinazione. Non c'è una combinazione qua. Non conosco la combinazione. Vabbè, va, fai tu. Allora, qua. È buio come la peste. E qui... Ah, qua si può accendere. La vita che non hai vissuto. Bello. E quindi... La vita che non ho vissuto. E quindi... Sembra che le tende si possano spostare, ma qualcosa le blocca. Tutto questo casino per... Vabbè, possiamo accendere anche le altre candele che forse eh, accenderanno anche gli altri quadri presumibilmente. Vabbè niente, andiamo allora alla ricerca di tutti gli altri quadri da accendere. O forse devo riposizionare quei quadri? Io posso riprendere quei quadri nel muro? No. Chi è? Suona il cellulare, il telefono. Dov'era il telefono? Questa è la vostra scena. Ah, vedi? E quindi si illuminerà questo quadro lì? Attenzione. Eh? Arrivo, arrivo. Non abbiate fretta, per favore. chi me? Ciao, Luca. Ciao. Stai prendendo cura Come no? Chi parla? Non mi riconosci, Luca? Non so chi tu sia. Hai accettato questo lavoro solo per una questione di soldi e non ti sei nemmeno documentato da chi stavi andando. Questo è molto deludente. Meriti un... Ciao Gabbo, ciao Matteo. Bene. Ma è come una punizione? Hai paura del buio? Scommetto di no. Non hai più 5 anni, ma voglio comunque creare un po' di atmosfera. Lascia stare. Non è meglio così. No! Avvengono le cose migliori. Non vedi cosa succede, ma nonostante questo, le cose accadono. Buona fortuna, Luca. E non dimenticarti di accendere le candele. Sai bene cosa può accadere se stai troppo al buio. Signorina, lei è una grandissima brutta persona. E anche zoccola un pochino, secondo me. Nel <ride> dubbio. Siamo totalmente al buio. Non abbiamo pagato la luce. Tutto bene, Luigi, tutto bene Tu come stai? Luca non sa niente, viene qui E ora come faccio? Che appena muovo un passo Io mi perdo, già cioè, Mi perdevo prima Le luci non si accendono Ora come si fa? Io non vedo niente qua Luce, luce, luce Okay. E niente, sta praticamente. Il trucco sta nell'accendere tutte le candele che troviamo per strada. Vabbè, questo non ci interessa più. No. Vabbè, niente, piano piano ragazzuoli, accendiamo tutte le candele. <ride> Vedessi qualcosa più che altro. Io non vedo un fico secco, non vedo manco le candele io. Lei ci serve il tagliacatene. Via, via, indietro. Via indietro, che c'ha la signorina, che mi fa jumpscare. Allora, ma dai, come si fa a sta cosa? Era meglio che non rispondeva al telefono e mi accendevo tutte le candele prima. Se stai al buio ti aumenta la paura. Se la paura ti arriva al 100% è game over. Perché arriva la tizia che ti fa jumpscare. Bello, eh? Gaetan, X-Pro, buon pomeriggio. Stanno inserendo un sacco di cose su Fortnite. Ah sì, Emanuele. noi... Di volte... Non fai finché... Non, non continuiamo. Deve uh, dai, ogni allora. Quindi mi date supporto anziché scrivere di essere mod porta questa, porta quella. Io non vedo niente. Vabbè, in cucina che cacchio ci devo venire a fare per ora? Niente. Perché. Dobbiamo trovare il tagliacatena. Catene. Qui c'è il secondo corridoio. La candeluzza? Ma si consumano! Si consumano le candele pure! Ma come si consuma? Da, ma, com ma come si fa sta cosa però? Non è giusto! E quindi... Ma io non è che non vedo niente. Che... No, la monetina questa. Mi sento perso nell'oscurità. Da, però non è giusta sta cosa. Che poi si consumano a una velocità assurda. Io non vedo niente. Queste sono tutte consumate. Non conosco la combinazione. Ma qui qualche quadro, dico. Si deve, deve essersi illuminato, no? Ecco perché le candele risponano. Eh, che devo fare? È collegata ai quadri, ma eh, devo accendere... la Telecandele. E eh, niente, questa non si apre. Sembra che le tende si possano spostare, ma non, non conosco, conosco la boh. combinazione. Non conosco la combinazione. Non conosco la combinazione. Io non vedo niente, altro che non conosco la combinazione. Paga il debito. Con le monetine che non troverò mai più io con tutta questa oscurità. Ma male le candele si trovano. Accendi la luce. Ma voi vedete qualcosa perché io non vedo niente. Ma se torno dall'uomo... Sgabuzzino 3. Camera da letto. Io non vedo quello che sto facendo. Acce, che è? Ha ah, la paura. Abbassati la paura. Voi vedete qualcosa, io non vedo niente. Ciao Riccardo, auguri. Io non vedo assolutamente. Buon uomo! Eh, qui c'è l'unica le... fonte di luce di tutto il postaccio, praticamente. Non, con... non conosco la combinazione. Lui che non conosce le combinazioni. E io che vago senza una meta. Io non avrei dovuto parlare al telefono. Come shh? Oh, salva progressi. Ho no, la paura, la paura, la paura. Mi scusi. Ma in che senso? Shhh. Mi scusi buono Lei Deve togliermi la paura. In un qualche modo me la toglie. Avatar sì Emanuele, perché? Sto per morire, Light, Assolutamente sì. Quindi ci sarà qualcosa lì. Però non dobbiamo fare rumore. Ma tanto non vedo niente. Io non vedo assolutamente niente. Ma sono uscito di nuovo. Ah, se non vedo niente. E che cavolo. Non c'è andare. Eh, ma intanto se mi dice E qualcosa ci sarà. Magari devo utilizzare l'accendino. Eh, usa. Ah, vedi. Tato l'inghippo. Vedi. Ora vediamo anche al buio. Solo che. Shh". Attenzione, donnine Ma quindi non ho capito. Quando dice fai silenzio, io mi do sta fermo. Però l'accendino penso che si consumi. E... C'è un'icona del microfono, meno male che è disattivato. Cioè, io dovrei stare zitto anche a livello di microfono. Cioè, io non dovrei proprio parlare. Tanto la convenzione a casa fatta in soffitta. Che cavolo, sto ragno di merda. Candela 1987, trovato. Tanto easy Ingranaggio scatola 1987, ricordatemelo. Chiave del bagno. Salve. Ma lei mi ammazza. La porta è bloccata e senza corrente non vedo nulla dallo spioncino. Ma l'essere lo vedo benissimo, però. Lasciamolo perdere l'essere. Oh, l'altro. Non si apre. Non si apre non si apre un cavolo. Stessa cosa di prima? Eh... Bambina. Donna vecchia. Cassettina. Oh, Donna del tempo. Ma questo essere messo qui dovrebbe farmi jumpscare. Nel momento in cui io faccio rumore. Vabbè, qui per ora non c'è nient'altro, quello lo piglio. Ok, ingaggio scatola. Vabbè, eh, se ne stia qui ah, nell'oscurità, buon essere. Faccia quello che cacchio vuole. Questo cos'è? Oh merda. Che devo fare qui? No, vabbè, scusate, ma non si può. E quindi... Io ho salvato però, prima di fare tutto lì. Aspetta, mi accendo l'ascendino. E infatti siamo qui. Però mi aumenta lo stesso la paura. Quindi aspetta che accendo la candela. Bravo, segna il codice light. E dobbiamo andare qui. Gaetano, non c'è niente da fare. Dobbiamo prendere il codice e la chiave del bagno. E qui c'è. Combinazione della casa della in soffitta. Qui c'è un'altra no, cassaforte. È il ragno di merda. Ok, quindi questa è la chiave del bagno 1987-1987. Qui c'è l'S che ti fa jumpscare. Quindi, e qua dobbiamo ripetere: piccolina, piccolina. Magrolina, donna, vecchietta. Quindi Cassetta. Donna nel tempo. Ma ci serve l'altro pezzo di baratto. Quindi è inutile che lo vada a inserire. Qui ci sarà qualcosa da fare. Ma io non mi azzardo ulteriormente ad insistere. Per ora, grande scatola. Eh, niente, me ne scendo. Perché già l'accendino. Se si esaurisce l'accendino, siamo a piedi. E mi risalvo la partita, non si sa so mai. Non si può mai sapere. Quindi... Andiamo al bagno. Sta salvando. Perché sta salvando il gioco? O è perché ho inserito la cassetta. Dov'era il bagno? Il bagno era di qua. Dai che con l'accendino in mano, volendo, si vede qualcosina. Si è fatto molto più cupo. Ah, qua possiamo inserire monetine. Come non ce l'ho? Non l'ho presa la monetina. Non l'ho presa. Vabbè, poi quando inseriamo... Quando trovo l'altra ci ritorniamo. Dov'era il bagno? Non era di qua, no. La paura, la paura, la paura. fa 90. Via! Dov'è la candela? Sono morto qua. Aiuto. Luca è il tizio che stiamo impersonando. 1947. Bravi. Anche mia mamma mi ha sentito urlare, mi ha preso per... Eh, ci sarà da risolvere qualcosa lì. Quindi dobbiamo capire la combinazione. Allora, dov'era qua l'ufficio? Dov'era il bagno? Ah, era al, al um... aspetta di qua forse. Di qua a sinistra. Aspetta, che accendo candela, sapo un mai sapere. Di qua. Terzo corridoio. E qui, bagno, perfetto. Apertura porta. Cassaforte. Trova la combinazione cassaforte nel bagno. La prima valvola è lontana da tutte le altre, la seconda valvola è lontana dalla prima valvola, la terza valvola è quella più vicina a te, la quarta valvola è in mezzo ad altre due valvole e va ruotata due volte. L'ultima valvola è la seconda valvola che hai ruotato. Distinti saluti, signor Faccia di Capra. Ma che cazzo? Allora, intanto... Ah, vedi qua, devo risolvere qua. Sì, con la paura che mi aumenta, fantastico. Però una candela la posso piazzare. Allora, quant'era? Come non conosce la combinazione? Ce l'abbiamo la, la combinazione. Ma come? 1947? Come che non. Non si può ruotare. Devo prima regolare le valvole del sistema idraulico. Allora, la prima valvola è lontana da tutte le altre. Quindi, direi che è questa. Poi, la seconda valvola è lontana dalla prima valvola. Quindi, lontana dalla prima... La prima dov'è, scusa? La prima non è questa. E quindi è questa. E facciamo così. Poi... La terza valvola è quella più vicina a te. Più vicina a me è questa. La quarta valvola è in mezzo ad altre due valvole e va ruotata due volte. E quindi questa. Uno, due. L'ultima valvola è la seconda valvola che hai ruotato. Eeeh, la seconda qual era? È lontana dalla prima valvola. Quella. Ma è la prima qual era? Dalla prima. Quella allora, sembra questa. Eh, volevi! Non è successo niente. Il sistema idraulico è sovraccarico. Devo ruotare le valvole nel luogo... Resettiamo, va. Allora, mi hai aiutato a fare sta cosa. Ciao, Alessio. Ciao, Ahmed. No, più che spaventato, molto urtante. Urtante. Distinti saluti, signor Faccia di Capra. Esatto, praticamente. Ciao, Tommaso. Allora... Dobbiamo risolvere questa cosa delle valvole prima. Quindi, la prima valvola è lontana da tutte le altre, allora, come da richiesta di seguito leghiamo le istruzioni per riavviare il sistema idraulico a causa della forte pressione, è necessario far sfogare il sistema quando entra in blocco. Per riavviare il sistema idraulico è necessario ruotare le valvole nel corretto ordine. La prima valvola è lontana da tutte le altre. Quindi, se è lontana da tutte le altre, è quella, no? è solo quella che è lontana. E me la ruoto. Poi. La seconda valvola è lontana dalla prima valvola. La prima valvola qual è? Ah, la prima valvola è questa. Nel senso che è la prima valvola che hai ruotato. Quindi la seconda valvola è lontana dalla prima valvola. Quindi questa. Ok. La terza è quella più vicina a te. E sarebbe questa. Poi la quarta è in mezzo a, ad altre due e va ruotata due volte. In mezzo ad altre due, quindi queste, va ruotata due volte. Ok. E l'ultima è la seconda che hai ruotato, ovvero quella lontana dalla prima, ovvero questa. Fatto, fatto. Il pianoforte. Re, la fa, mi fa, sol re. Il sistema idraulico è tornato a funzionare correttamente. Sul display sono apparse queste note musicali: Re, La, Fa, Mi, Fa, Sol, Re. Allora. Piano, aspetta, mi faccio una foto, va. Che tanto poi non mi aiutate, lo so. Re, La, Fa, Mi, Fa, Sol, Re. Prenderemo jumpscare, sappiatelo. Cobra, grazie per le due rose. Allora, quindi fatto ciò. Ah, c'è da risolvere per questo. Ma quanti cacchio di enigmi abbiamo in questo gioco Com'è qua Così uh, Questo così Eh, non credo. Ok, questa è la corona. Così. Ho spostato l'unica cosa che era giusta. No. Ma che è? al contrario? L'ho fatta al contrario, va bene lo stesso. La paura, la paura, la paura. L'ho fatta al contrario, va bene lo stesso. Re dell'inferno, grazie per il follow. Cobra, grazie per il follow. Allora, organizziamoci. Re la fa, mi fa, sorre. re. Sappiate che se è sbagliata ci prendiamo un altro jumpscare Quindi cercate di... Allora, l'ho fatta al contrario, stai cazzo di cosa. Allora addirittura c'è pure la puntina Dalla quanto sono infidi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7 Cacchio era staffare di coso Perché mi si ruota altro? Ah, che fracassa scatola sta cosa, però. Allora. Prima la faccio in alto. Ma non è che si vede qua dove vado a puntare però. Vabbè, ah è così. È sembra un po' storto. <ride> ci sta capendo un cavolo. Re, Masolla si dora. Perfetto, salvo. Ora sì, che ci prendiamo già. Jumpster. Allora. Come cavolo era qui? Vabbè, ma qui c'è una puntina, però. La puntina deve stare su o deve stare giù? Questo. Che è? Chi è che bussa? Questo così. Uh, questo così. No. Dire che l'avevo fatto. <ride> È un po' storto. Non riesco a capire il disegno. Allora, non ho capito se questo dorato è la barba oppure è il sotto. Abbiamo qualche referenza qui, no, col cavolo proprio. Deve arrangiare. Allora, puntina allora, mettiamola sotto. Poi, non è che si vede qui l'altro anello dove... Oh, è qui combacia più o meno. Poi, questo combacia così. Poi, questo... Combacia così. Sì, ma poi non combacia tutto il resto. Eh, non è giusta così. Scusami. Solo che è storta. È un po' storta, ma chi se ne frega? Ma è giusta, così sembra giusta Allora devo farla, devo farla combaci combaciare Con quella freccia che si sta sopra Non combacerà mai la Ho fatto il giro C'è qua al quadra che non cosa Ho è sbagliato quest'anello qui? La paura, la paura, la paura, la paura Si è spenta la candela Capito? Io qua consumerò tutte le candele praticamente Bravo Giuseppe Devo metterlo dritto. Ma non si mette dritto. Così è dritto. E il sotto quale cavolo è? Non è che si capisce. Forse questo. Giovanna non c'è. <ride> Ma non crede che lo risolverebbe comunque. Dai, così anche che fa non è giusto. Oh Alleluia Dopo otto ore Tutto sto casino per Il barattolo donna di spalle Abbiamo tutti i barattoli Chi è che vomita Quindi io andrei ad inserire i barattoli allora. Oh merda <ride> Ma come si fa Come si fa Allora veloci Dov'era? Dov I barattoli all'ufficio, all'inizio proprio. Quindi andiamoci. Andiamoci da questa casa che non ne posso più. Accendo candela. Nel dubbio apriamo di nuovo i cassettini perché qua ho bisogno di candele. Quante me ne rimangono? Oh, 19 candele voglio. Aspetta che devo uscire da qua. Quindi... Torniamo per di qua, accendiamo mezzo mondo, apriamo pure, se può mai sapere, altre candele recuperiamole. Allora, questa è la cucina e il soggiorno. Quindi, inseriamo l'inseribile. Questa la accendo. Allora, quindi, donna vestito nero. Qual è? Boh. Questa. Ah, ma forse me ne manca una ancora. Me ne manca ancora uno. Ma e eh, che cavolo. Eh, no, attenzione al culo che poi. Cavolo. Questo che è? Donna del tempo. Perfetto. Me ne manca ancora uno. Quindi devo tornare sopra. Ed inserire quelle note musicali. Siete con me? O mi fate fare jumpscare? Vabbè, che posso salvare. Quindi va benissimo così. Chi è che anzi ma. Ho la pura bestia. Altre candele meno ma male. Non volevo proprio aprire il cassetto. Volevo aprire la candela. Ok. Alzati, ciccio. Mettiamo candela qua. Allora. Era di qua. Soffitta. Mettiamo candela. Salviamo. Allora. Riscrivetemi le note. Adesso qua facciamo casino. Shh. Facciamo casino, non facciamo casino. Ma la password, che che non, non la metto, non conosco la combinazione. Ma dire che l'avevo vista una combinazione. Comunque, mettiamo su, qua sta password. Dove dov dov va? Esamina, ingranaggio scatola 1987. Buh, vabbè. Allora, qual era, le note quali erano? Quali erano le note? Eh vabbè se li aspetto voi si fa capodanno qua Allora Se Alexa mi riconoscesse il dito più che altro l'impronta Niente, ma riconosciamo Va bene così Eh forza salvo Ma, ma voi non mi, non mi aiutate Re la fa Quindi Ciao Ale Quindi Re La Fa, Mi fa, Sol, Dov'è? Mi, Fa, Sol, Re. Eh. Sto casino per... Che avrei fatto? Gettone grigio. Come gettone grigio? Grigio, blu... Ah, è una combinazione di colori. Rosso, viola... Grigio, verde, blu. <ride> Mi rifaccio la foto perché poi non ti do aiuto. Eh, Gaetano, troppo tardi però. Allora... E quindi questa è dove cacchia che vado a metterla ora? Allora, qui c'era qualcos'altro da recuperare però. Salve buon uomo, lei se ne stia lì. Allora, ecco il medaglione. Questo l'ho già fatto, giusto sì, perché si apre. Musica setta. Ok. Questo lo devo spaccare. E qui non c'è data sapere la combinazione. Non conosco, la, combina non conosco, non conosco la, combinazione. la combinazione. Non conosco la combinazione. E quindi ora che si fa? Dove lo inserisco sto codice con... Eh... con i colori? Manca il grigio, sì. E quindi sarà... Get... Ah! Gettone viola! Questo posso inserirlo lì? Allora perché li ho messi nelle mani io? Non me li fa mettere però. È la combinazione delle mani. Quindi il viola va alla seconda. Rosso, viola, grigio, verde, blu. La combinazione di, delle donazioni praticamente. Fammi vedere se c'è qualche candela. Mi risalvo la partita. Tanto lì la cassetta c'è sempre. Allora, eh, le mani, le mani, dove erano le mani? Lei è sempre qui, buon uomo, mi fa piacere, bro. mi fa piacere. Abbiamo questa combinazione? Sì! 1,7, quant'era? era? Sì, vabbè. Giorno, mese, anno! 11. No, c'è solo il 20. Il giorno. Il gio ah, il 17. Cacchio, sta succedendo? Ah, numero successivo. Il 17 non c'è. 17 novembre 1970-1987. Ok, come faccio io a mettere 17? Ora mi fa jump scare reset. Allora. 17 non c'è comunque. Ah. Aspetta, Reset. Allora quindi 10, numero successivo 1. No, 17. Mese abbiamo detto 11. Perfetto quindi. 1 9 8 7. 8 Fatto, fatto E c'è l'ultimo Raccolto il gettone verde Quindi adesso c'è solo da Tornare lì nella zona gettoni Aspetta La paura, la paura, da Metto candela subito Allora L'avevo mandato prima Eh non l'ho visto, ok? Non l'ho visto allora, quindi, nel dubbio, lo... vabbè, no, l'ho già salvato. Quindi cerchiamo di ritrovare la salve. Ma lei che se la fischietta qui? Che cacchio fa questo? Aiuto. Io me la riscendo, mi accendo candela. Togliamo paura. Dobbiamo tornare alla zona donazioni che non mi ricordo minimamente dove sia poi tra l'altro. Era da queste parti, riuscissi a vedere qualcosa? Apriamoli questi alla ricerca di candele, infatti un po' di carbone, non ho capito cosa si fa con il carbone ancora? Chi è che Ansima? Allora, zona donazioni, dove cavolo era? Quasi, sì. ok, mettiamo Candelozza. Allora, combinazione. Intanto là le prendo tutte. Va. Quindi, qua ci andava. Ma ricordate? Ad andare a controllare la, la viola era la seconda. Perché non mi prende più l'impronta? Quindi, rosso, viola, grigio, verde e blu. Quindi, rosso. Viola Grigio Verde Blu Tac Debito pagato Signorina Io non sono stato io E insieme c'è la conversione della casa fatta nel bagno 51791 2 e mi riscrivo pure questa Perché sempre voi che non mi aiutate Cobra grazie per altre tre rose Voi non mi aiutate ragazzi 51792 E torniamo al bagno Oh me la scrivete vai Gaetano vai Allora quindi Me la Il bagno dov'era più che altro Sgabuzzino Ufficio Il bagno era indietro Forse era qui Questo è il primo corridoio, terzo corridoio, forse era qui allora. Ok. Mi servirebbe... mettiamo candela, no, qua candela niente. Andiamo in bagno. Ok, mettiamo candela qua. Allora, 51792. Quindi, 5. 179. 2. Tac. E troviamo l'ingranaggio scatola. <ride> e quindi... Che cacchio ho trovato? Uno strano ingranaggio, credo che sia una sorta di chiave meccanica per una scatola. Ma per che cosa? Non mi ricordo. Ma per che cosa? <ride> Mi sono ufficialmente perso. Perché cosa era questo ingrangio scatola? Qui c'è l'ascia da mettere, qui c'è... Non mi ricordo minimamente proprio. Vi ricordate qualcosina? Ah, per aprire questi. E eh, che cavolo. E eh, trovo la torcia cassaforte in soffitta. Torcia UV. Non aiuta a farsi strada al buio, ma avvicinato al persona può arrivare a cose non invisibili ad occhio nudo. Ok. Quindi dobbiamo tornare in soffitta dove c'è l'essere. E guarda dallo spioncino della porta in soffitta, ma con l'essere lì. Sblocca le tende nel corridoio della sgabozina. Allora, trova e mette a posto i battes di soggiorno. C'è sono da fare tutte queste cosucce qua. Quindi... Devo tornare nella zona dove c'erano tutti quei quadri, secondo me. O no. Vediamo sta torcia UV. Sì, ma io dov'è che devo puntarla? Che! È? Non saprei dove puntarla, onestamente. Vabbè, non credo qui in bagno comunque. Allora, o dobbiamo scendere dove c'è nei quadri e vedere se qualcosa è lì. Eh, man, non la leggo perché sto cercando di capire dove cacchio devo andare più che altro. Allora, eh, queste... No, ok, da qui. Vediamo se qui è rilevabile qualcosa. Salve signori. <ride> si vede qualcosina. Non i codici, però. Non i numeri. Qualcosina si vede, però. Però non quello che ci interessa. E quindi fichi secchi. Ehm. Uh... Niente, andiamo lì e cerchiamo di spiare dal buco della serratura. Anche se c'è l'uomo lì. Proviamo. Allora, me la esco. vedo un cavolo. Io, riuscissi a vedere qualcosa? Questa avevo inserita. Quindi, ritorniamo in soffitta. Da qui mi pare che era No da qui da qui Ritorniamo in soffitta Io azzicco candele ovunque sperando di ritrovarle Più che altro Il carbone ancora salva Lei è sempre qui fantastico Se stia qui a fare il nulla però va benissimo Allora qua Torniamo in soffitta Salviamo partita Ok Ciao Game Station Salvataggio Ha salvato? Ha salvato? Penso di sì Allora dobbiamo cercare qualcosa in soffitta Dobbiamo guardare dal buco della serratura Ah Se n'è andato quello Bellissimo Con la torcia UV La porta è bloccata e senza corrente non vedo nulla dallo spioncino A torcia ciccio Che me l'hanno dato a fare La porta è bloccata E senza corrente non vedo nulla dallo spioncino La porta è bloccata e Ma senza che significa? Ho la paura è arrivata la paura È arrivata la paura Sono morto Sono morto. Altro jumpscare ragazzi E qui non ci sono che da posizionare Altro jumpscare 3, 2, 1 Tutto bene, GameStation. Tu riprovo. Meno male che ho salvato. Allora. Eh, ho uh -huh. Allora. Quindi sono già le 6. Vediamo che è successo. No, non mi chiude le porte, ti prego. Allora, quindi, Sta combinazione. Sta combinazione, dove la vediamo noi? Trova e metti a posto i barattoli nel soggiorno. E manca un barattolo. E ci serve il tagliacatene Sblocca l'anta dell'armadio in soggiorno. Sblocca l'anta e in soggiorno. Trova le batterie per la radio. Trova la combinazione dello scrigno nella camera di, de di degenza. La combinazione per accedere al laboratorio. Paga il debito. E già paga il debito, l'ho pagato il debito. Un altro debito devo pagare. Allora, camera di degenza. Possiamo vedere qualcosina qui alla camera di degenza? Dov'è la torcia? Non mi ha salvato! Non ha salvato! Ma come non ha salvato? Eh, devo rifare questo. Vediamo se c'è qualche altra cassetta qui. Eh, no. Ma com'è che non mi ha salvato? Non, con non conosci? E eh, non conosci tu tua, tua sorella? Mi fa tutto da capo qua. Madonna. Allora. Niente. Devo riscendere allora. Camera di sicurezza. Ah, devo riaprire questa allora. Eh!

Ovviamente, già. E niente, devo riaprire tutti i cassettini perché abbiamo bisogno di altre cassette. Quindi, vediamo di trovare qualcosa in giro. Altrimenti qua non andiamo avanti. Quello che sta la fischietta. Ma se lo colpisco che succede? Mi fa jumpscare. Ho la paura, ho la paura. la paura. Com'è che mi è aumentata così tanto la paura? Dai, Maub. di questo. dieta di salvo. Eh, la mia dieta. E dove trovarla? Allora, quindi me la scendo. Però lì ci, può, ci posso andare. Effetti. Ah, vabbè, certo non c'è niente. Là. Quindi. Accendo candela qua. Mi serve una cassetta. Attento, non posso salvare. Aspetta, piazzo candela qua. Cassetta, mi date una cassetta. Io trovo il carbone e candele. Altro che cassetta. Eh, qui c'è l'uscita. Non mi fa uscire, non c'è niente. E allora vado per di qua. Cucina, in cucina c'era una cassetta. Oh, che bello! Va bene così. Quindi, là mi serve il tagliacatene. Per prendere quello. Perché, altrimenti, come lo prendo io questo? Non posso romperla a mani nude. Ah vero. Devo trovare qualcosa con cui tranciarla. Ammorsi! Vedrai che prima o poi ce la fai. Vabbè niente. Allora vado per di qua. Mi sale la paura. Vai. Attenzione all'esaurimento delle candele. Vabbè questa la stacco e ne metto una nuova. Allora, qua non c'è niente. Se non, taglio, se non trovo il tagliacatene non possiamo fare niente. Questa è sempre chiusa. C'è un cavolo. E niente, devo andare a rimettere l'offerta lì. Che altrimenti non facciamo un cavolo. Il tizio che se la fischietta. Allora, dov'è che devo andare io? Di qua. L'offertorio dov'era? Qua vabbè TikTok oggi mi hai rotto le scatole. Ah possiamo aprire questo? No, qua ci vuole la cosa. Ah, TikTok. Mancanza di attività. C'è l'attività. Ti dico che c'è. Mi aumenta. Dai, sono messo in pausa. Dai, non è giusto questa cosa, però. Se sono in pausa. Che cavolo! Bloody ink, Matub. Allora, ho una singola cassetta. Quindi, devo andare a salvare quando effettivamente siamo a rischio. Dieta funzionante, pinguino. Io pure ce l'ho funzionante. Basta che non mangio niente. Ha voglia di dimagrire. Allora, quindi com'era? Rossa Intanto prendo questa Rossa Viola Grigio Verde Blu Ok Attenzione la paura non mi fa più correre, la paura. Vai, ciccio, vai. Ok, inserisce la conversione della cassaforte nel bagno. Devo ritornare nel bagno. Quindi, quanto quant'era? 517? Quanto cacchio era questa cosa? 51792. Me lo ricordate? O no? Nel bagno, nel bagno. Il bagno dov'era? Il bagno era da queste parti. Il bagno era qua. No, sgabuzzino no, ufficio no. E allora era di qua, se non è pane e focaccia. Bagno. Metto candela. Quindi, quant'era? 5, 9, 5, 1, 7, 9, 2, Grande Mattia, grande Giuseppe 1, 2, 3, 5. E grande Gaetano, ovviamente. Buonasera, Adi 5, 1, 7, 7, poi, 9, 2, 9, 2 9, 2, appos. Prendiamo. Torcia. No, il meccanismo. Tutto sto gioco non ho salvato. E eh, che cavolo. Apriamo meccanismo. Qual era il meccanismo? Perché ha cambiato lì? Ah, era questa la scatola. Prendiamo torcia. Alleluia. E andiamo subito a salvare. Aspetta che mi scalo la paura. Allora, mi scalo la paura. Prendiamo torcia e c'è da capire dove utilizzarla. Inizia come se non cassaforte in soffitta. Non ci mettere un video. non a farsi strada. Ma prima per arrivare cose non visibili all'occhio c'è da vedere dove trovare questa combinazione. Della soffitta. Quindi io mi avvierei verso la soffitta e salvare la partita. Almeno lì. Dove cacchio si usciva di qua. Almeno tutto sto casino lo salviamo. Quindi, mi salvo qua. Giù, grazie per il follow. Salve! Allora, salviamo la partitozza. Perché qui ci moriremo di nuovo, sicuro. Tac. Accendi pure nel dubbio. ok. Quindi con torcia UV alla mano noi dobbiamo cercare la combinazione. Ma dov'è sta combinazione? Dove la trovo la combinazione? Qua non c'è, forse dobbiamo ripristinare l'elettricità perché lui non vede niente. Non si vede niente. La porta è bloccata E senza corrente non vedo nulla dallo Non spioncino. vede nulla dallo spioncino Quindi dobbiamo riattivare la corrente in qualche modo Quindi c'è da interagire con questa cassaforte Ma non sappiamo la combinazione Però se dice Se mi ci fa interagire Vuol dire che la combinazione la sappiamo Era quella 5192 No ma sono 5 qua è sempre quella 51792. Ti 5, 1, 7, 9, 2 5 1 7 9 2 Col cavolo Col cavolo Dove la vediamo Sta combinazione Buh a capire Tanto me la riscendo che già si è fatta viva la paura. Dove potremmo mai vederla, sta cosa? Luca ha paura del bull. Eh sì. Allora, dove potremmo mai vederla? La combinazione: questa l'avevo già aperta. Sì, e quindi non è possibile qui. Qui c'è la stanza dell'uomo. Non è che possiamo vederlo qua. Non conosco la combinazione. Eh, lo so, so che non la conosce, come stai zitto però. Non c'è dato sapere dove cacchio è sta combinazione però. Dove devo sparaflesciarla, sta torcia? Qui c'è la soffitta Dove c'erano i quadri E cammino con la torcia puntata Che devo fare? Sgabuzzino No, eh la paura, la paura Fa 90, la paura, la paura È in qualche stanza il codice, eh, ma va a capire dove. Ciao Vittorio, bentornato. Ciao Adam. In quale stanza potrebbe mai nascondersi il codice? Sì, ma così non vediamo niente però. Ma sta Red Bull a che serve? Sei accorto di salute, la nuova East Delve Life saprà come aiutarti. Ma in che senso? Perché possiamo perdere pure la salute. A posto siamo. Allora, carbone ardente. Telefono. Allora. Ma tipo che qui, la sparaflescio qua. Vedo del blu. Eh, infatti, 22716. Trovata, trovata. Segnatevela 2, 2, 7, 1, 6. Ho trovato l'inghippo. Allora. Ci sarà qualcuno qui? Che cacchio fa quello? Due, due, sette, uno, sei. Vediamo cosa si troverà qua. Allora, reset, due, che, due, due, sette, uno, sei, per trovare le tronchessine. Il taglia bullone, più che altro. Ok, quindi ora andiamo in cucina. Però dovrei ripristinarmi qua la paura. Andiamo in cucina a prendere l'ultimo coso lì. Non posso salvare? Non ho le cassette. Non ho le cassette. Attenzione, non posso salvare. Quindi andiamoci con calma e circospezione. Allora, quindi cucina. La cucina dove cavolo era? Eh? Di qua la cucina. No, di là. Eh, giù. Lei non mi ammazza, giusto? Ma scusi, non volevo. Allora, cucina. Allora, corridoio... Dove era la cucina ora? Soggiorno, non era il soggiorno. Cucina, cucina, perfetto. Ora il buon uomo si è trasferito qua. Mi servirebbe una cassetta grande. Ok. Vediamo di accendere qualcosina qua. Non si può accendere. La paura aumenta. Ah, qua, no, manco qua. Aspetta, che se mi faccio fregare ora, mi arrabbio. Il camino, il camino. Ah, il camino scala, meno male. Ok. Allora, cucina, tagliamo catena, prendiamo vasetto, inseriamo vasetto, succederà qualcosa. Vediamo. Dov'è la cucina? Ecco. Tagliamo. Prendiamo vasetto. Prendiamo tutto il prendibile, non c'è nient'altro. Dov'era la paura? La paura. Ok, all'ufficio dobbiamo andare. Non ci perdiamo. Levati cane. Allora, ufficio. Inseriamo vasetto. E qualcosa fu. Qualcosa sco si scoprì. Si apre il cassettino. Vedessi qualcosa? Si è aperto questo. Sì. E troviamo un altro inchiostro. Senti, tizio della macchina da scrivere, mi devi accendere la luce perché io non vedo niente. E quindi risaliamo. Cioè, non risaliamo. Dobbiamo tornare. Da qui E la vivera era in fondo Praticamente Accendiamo le luci Apriamo le ante Ho bisogno di candele Ho oh, candele Ok Poi L'ufficio è qui Accendiamo le candele Accendiamo candele Possiamo salvare Però prima azioniamo macchina Vediamo se riuscite a recuperare l'accendino, sì. Ok. Perfetto, allora avrai anche scoperto cos'è successo alla moglie di Player. Sì. Sì. Ora sei pronto per incontrarmi, ci vediamo fuori dalla casa. Vieni nel capanno degli attrezzi. Esce di casa e incontra uno sconosciuto del capanno a Aspetta che mi salvo la partita. Ok, mi salvo la partita. Apriamo Ant alla ricerca di candele e cassette. Cioè possiamo andare. Eh, se mi ricordassi più che altro da dove si esce: da qui. Ma ce ne faranno andare più che altro? Domanda. Vado per di qua. Vado per di qua e me ne vado. E me ne vado. E me ne vado. Si esce da questa casa. Ciao, Domi. E... Signorina, le cose nude. No, perché TikTok adesso mi banna di nuovo sicuro. Ma non è che è colpa mia se i caricamenti mostrano le donnine nude. Allora, quindi. Durante l'esplorazione in esterna Luca è in grado di correre. E eh, meno male. Ma sto gioco secondo me è un po' più lunghetto di quanto pensassi. Quindi possiamo correre, che bello. Posso accendere i bracieri, vedi, con il carbone. Quindi dove cacchio devo andare io da qua? Allora... Qua non c'è niente. Qua c'è un altro braciere. Me li accendo tutti. Tanto il carbone ce l'abbiamo. Fetta la stamina? Ti pareva. Ti pareva esistesse un gioco senza la stamina? Chi è? Capanno attrezzi bungalow. Direi che devo andare da qui. Ciao Maria. Allora, accendiamo Bungalov. Io devo andare a attrezzi. Meno male, ci sono i cartelli. Mi scusi, ma che si è smarrita? Ciao Marian. Accendiamo qua. Capanna attrezzi Trovato Accendiamo pure qua Ok Accendiamo pure qua Nel dubbio E vediamo chi c'è dentro Salvo Non c'è nessuno Occhiali da sole Guanti di pelle Cappello Passamontagna Giubbotto Luca Perfetto Ci siamo fatti la spesa che senso? Altra cassaforte. Possibilità di mettere candela. Vediamo che cacchio vuole questo. Ci sei ancora? Sì. Puoi rispondere? Chi sei? Che senso? Chi sta scrivendo? Ciao Alfonso. Sono Luca. Eh. È inutile, stai facendo per l'ennesima volta la stessa conversazione. Chi sei? È Quando Luca porta del bungalow si spalancò, rimasi senza parole. È Luca che parla a Luca. Davanti ai miei occhi c'ero io, una mia copia uguale in tutto e per tutto. <ride> Quando aprì la sua bocca, la confusione dentro la mia testa si radicò come le metastasi di un tumore. Nulla aveva più senso. Il gemello mi spiegò che siamo legati da un ciclo senza fine, intrappolati in un loop che ricomincia all'infinito. Ogni nostra iterazione scrive al suo sé del passato attraverso la macchina da scrivere. La rivelazione più sconcertante fu quella di un evento tragico imminente: un incendio che divorerà la casa in cui, alla fine, perderemo la vita. Buono. Era una verità difficile da digerire. Soprattutto perché sembrava che questo evento fosse già stato stabilito, come se il nostro destino fosse già segnato. Tuttavia, mi disse che ci sono possibilità di cambiare il corso degli eventi, di rompere il ciclo. Per evitare questo tragico destino, devo preparare la mia futura iterazione a questo momento. Questo passaggio è fondamentale. Istruire nuove iterazioni, in modo da sfruttare scelte differenti per evitare l'incendio. Mmm. Pian piano, la comprensione del loop temporale iniziò a farsi strada nella mia mente, come un puzzle che finalmente inizia a prendere forma. L'uomo mascherato che ho incontrato in cucina, ero io. O meglio, una versione futura di me, intrappolata nello stesso ciclo senza fine. Prima di andarsene, la mia copia lasciò un messaggio di speranza, una possibilità di rompere questo ciclo. Dovevo consegnare la lettera al nuovo Luca, nella casa. Farmi aprire la porta del bungalow e recuperare il travestimento per andare a consegnargli la chiave della soffitta. Lo stesso identico destino che qualche ora fa avevo vissuto da spettatore. Ma vuoi vedere che il tizio che è in fin di vita lì sopra è sempre Luca? Perché ha tante ustioni, quindi forse è sempre Luca. Gira e rigira, abbiamo a che fare sempre con Luca. Noi, quindi, questo cos'è? Raccolto bussola. Fai passare la lettera sotto la porta di casa. Cioè, stiamo rivivendo quello che abbiamo già vissuto. però, allora, qui la paura non aumenta. Qui per, per ora, qui non possiamo interagire. Qui possiamo salvare la partitozza. Nel dubbio, me la salverei. Qui abbiamo un'altra cosuccia. Ma non abbiamo la combinazione Quindi mi salvo la partita Ciao Raspi Tutto bene tu? Io da quando ho visto un simulator Ultimate Eh ogni tanto qua, Ci andremo, ci andremo Su qualche Bus simulator qui in live Versione PC però Che l'Ultimate è diventato per shopponi E quindi... Seguo a ritroso Quello che io fa... Devo tornare in casa A mettere la lettera sotto... sotto la porta Giusto Ho paura di quello Che potrebbe succedere Qua fuori Perché si è spento Tutto qua Il bungalow È di là Ma noi non ci dobbiamo andare Io devo tornare a casa Ho calpestato la merda Eh Capanna attrezzi Bungalow La casa dov'è? Dove cacchio me ne sto andando? Mi sono perso. Salve! Ma lei chi è? Oh cavolo. Questa era l'autista de del bus. L'only plain school. L'autista del bus era il tizio. Quello col cappello. Quando andiamo alla fora. Io vorrei tornare alla casa. Come cacchio si torna alla casa? Ho perso. Oh Marian, grazie mille. Eh, nella macchina da scrivere. scritto. è sempre Luca. È sempre Luca, quello con la quale abbiamo a che fare. Quindi il nostro Luca di ora deve dare un messaggio a Luca che abbiamo interpretato. Perché si spenga qua tutto? Quindi devo mettere il fogliettino sotto io. Vedi che... Chi c'è alla porta? Che volete? <ride> e già l'abbiamo vissuta sta cosa. Ok, ora vai nel bungalow. Perché sti lag? Quindi dobbiamo fare in modo è possibile che... Swalch è sempre libero. Che la casa non prenda fuoco e quindi Luca futuro non diventi pieno di bruciature. È quello praticamente. Quello che abbiamo visto nel lettino è sempre Luca bruciato praticamente. Quindi bungalow, andiamo di qua. Quindi dobbiamo evitare di fargli fare quella fine. Ci riusciremo? Non lo so. No, non è un nemico, è sempre lui. Che è? E' sti ragni di merda. Poi c'è il tizio che è dello scuola, bus, che c'è da, da capire. Come si intreccia con la storia. Feta la stamina. Qui abbiamo il bungalow, accendiamo. Entriamo al bungalow. Cassetta? Doveva succedere qualcosa di brutto allora. Questo è chiuso. Così, a carbone? Ti stavo aspettando, Luca. Luca. Davanti al camino di quel bungalow c'era l'ennesima iterazione ad attendermi. Eh, sì. Il suo volto era un mosaico di cicatrici, come se avesse attraversato un inferno di battaglie. Era un'altra versione di me. Ma qualcosa non andava. Le sue ferite erano profonde, persistenti. Domandai se l'incendio fosse responsabile del suo stato, ma la sua risposta mi lasciò attonito. Mi spiegò che non era nemmeno riuscito ad arrivare al momento dell'incendio e aggiunse che il luogo in cui ci trovavamo era un abisso di paura, con orrori che superavano la morte stessa. Mi parlò di Caterina, la moglie bruciata viva dell'uomo ustionato. E di come il suo spirito ci stesse tormentando. Poi, ancora una volta, emerse nel discorso l'enigmatico Uomo del Tempo, ma finalmente arrivò una spiegazione sulla sua natura. L'Uomo del Tempo è un demone con l'incarico di correggere la linea temporale. Ogni volta che nasce una nostra iterazione, l'Uomo del Tempo ci scruta, ci giudica, e infine, quando comprende che non apparteniamo alla giusta linea temporale. Ci uccide nel tentativo di correggere il tempo. Muore. Ero confuso. Tutto sembrava così irrazionale. Luca del Futuro mi assicurò che nulla aveva senso in quel luogo. Eravamo intrappolati in un ciclo senza fine, costretti a istruire le nuove iterazioni per sperare in una qualche forma di salvezza. Chiesi quindi da dove avesse avuto inizio quel ciclo senza fine. Luca del Futuro non seppe darmi una risposta definitiva. Potrebbero essere state più di mille le iterazioni, senza inizio, fine definiti. Infine, Luca del futuro mi spiegò il motivo per cui avrei dovuto fingermi l'uomo ustionato quando avrei parlato con una nuova iterazione. Era un tentativo disperato di alterare il corso degli eventi, una speranza di porre fine a quel ciclo senza fine. Con queste ultime istruzioni mi disse di prendere la sua la torcia e gli strumenti per difendermi, augurandomi la sorte di porre fine all'orrore che ci circondava. Prendi la torcia e lascia di Luca Lascia Trova la chiave della soffitta Recupera il travestimento Ma quindi sempre, è sempre Luca quello travestito Gira e rigira Siamo sempre a caffè, Abbiamo sempre a caffè con Luca Little Bunny Matiz. Grazie per il follow Quindi recupero tutto Chiave, corridoio, bungalow Uh, metto candela? No, ok. Quindi apro qua e recupero un'altra cassaforte. Quante cacchio di cassaforte abbiamo in questo gioco? La corona di spine adorna la regina, nel mantello nero l'oscurità domina, la morte azzurra, capelli come il cielo, siede in silenzio, enigma nel suo velo, i capelli ardenti possono fuoco e passione, sotto il vestito bianco un'ombra di redenzione. ci ho capito un cavolo. Lei si salve. Molto... Oh, quante cassette abbiamo qua? Tante cassette e nessun posto dove salvare, più che altro. Allora, qui abbiamo il carbone, qua non c'è nient'altro. Possiamo accendere la luce. Ah, oh, qua funziona la luce, che bello. Qua c'è il bagno. Un altro enigma. Ah, sarebbe quello da seguire. In teoria. Oh, qua c'è da vedere codice. Uno. Qui, ma come tutto qui? Sette uno sette. Luca, metti inquietudine. Uno sette sei. Ma c'è da capire la combinazione, c'è cioè l'ordine. E l'altro? Dov'è? 3-1763. E allora? Eh, dobbiamo ascoltare di nuovo qualcosa. Ma sono 4 i numeri: 1763. I numeri sono ben 5. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Allora. Allora questa pure Questa l'abbiamo vista Questa era uno Sette Allora Rileggiamo il fogliettino Dov'è La corona di spine Adorna la regina Andiamo alla ricerca Della corona di spine Adorna la regina Corona di spine Non mi pare E poi ci sono questi da risolvere pure. Allora, corona di spine, corona di spine, corona di spine. Corona di spine, tutto buio come la pece. Prima di tornare fuori devo prendere la torcia elettrica e l'ascia. Scusami. Corona di spine. Non mi pare. Oh sì, le spine. Quindi il primo numero è 6. Lo state segnando? 1, 7, 6, 3. No, c'è però da capire qual è la combinazione. Oppor... Ah, quella! Corona di spine è quella. Ok, 4. Trovata corona di spine. 4. Scrivete un 4. Oh e fine a qua ci siamo. Poi. Dov'era l'altro fogliettino? Se magari non mi chiudeste le porte. Allora. Nel mantello nero l'oscurità domina. Poi la morte azzurra, capelli come il cielo. Quindi, mantello nero, eh, capelli come il cielo. Il 4 l'avete scritto? <ride> me lo scrivo io. Va. E se aspetto voi, me lo scrivo su Twitch. Se aspetto voi. Mantello nero. E domina la morte azzurra. Quindi andiamo alla ricerca di un mantello nero, non mi pare quello. Nel bagno c'è qualcosa. Capelli azzurri, forse questi. Capelli azzurri, sì. Ok, quindi questo era il terzo numero. Il terzo numero è uno, poi Mantello Nero dove era? Quello sei, quindi quattro sei uno. Quattro sei uno. No, non è difficile. Ci sono tanti enigmi che comunque tu ti, ci devi arrivare. Non, è, non sono difficili con quegli enigmi. Se ci arrivo io, ci possono arrivare tutti. Quindi 461. Mancano due numeri. Allora, siede in silenzio un enigma nel suo velo. Quella bianca. Sotto il vestito bianco, un'ombra di redenzione. No, allora no. Siede in silenzio, un enigma nel suo velo. Eh, beh, potrebbe essere questo. Siede in silenzio. Però là poi dice. Di, parla di bianco. Quindi il bianco lo vedo solo là io. O questo forse. Siede in silenzio. Attenzione alle tette. Eh, potrebbe essere questo. Quindi mettiamo 3 4613 Ti stai perdendo, pinguini, penguin non ti perdere. 4613 I capelli ardente, rosso fuoco e passione. No, era questa allora il 3. È sotto il vestito bianco, ma i numeri sono 5. Com'è? Qua sono 6. Allora, corona di Dov'è? Corona di corona di spine, mantello nero, morte azzurra, Siede in silenzio, capelli ardenti. E sottovestito vestito pieno su 6 numeri qua. Com'è? Com'è fatto? E qua ce sono 5 qua, com'è? Mi avanzo un numero, che si fa? Ma i quanti sono 5? Il velo bianco. Questo è il 3, l'avevo scritto. Eh, o forse questo 3 è sempre la stessa: che c'è una virgola. Siete in silenzio, un enigma nel suo velo, i capelli ardenti, rosso fuoco e passione. Forse questo è un unico numero. E poi sotto il vestito bianco della signora. Quindi lei ha il numero 7. 46137. A sto punto allora. Provi a. Se riuscissi a capire dove cacchio mi trovo, più che altro 46137. Allora 4. Quattro, sei, uno, tre, e sette. Fatto, vedete che il mio cervello, il mio criceto ogni tanto gira, la ruota gira. Recuperata torcia elettrica, o. Oh... Salve. Ma lei? Mi scusi. Quindi, non ho più paura del buio avendo una torcia elettrica. Sezione 1, 2, 3, 4, 6, 10, l'oggetto. Ah, questa è l'associazione. l'avessi saputo prima. Ti sparaflescio alla faccia, Luca. Che sei brutto. Quindi me ne posso andare. Non ho più paura del buio con una torcia elettrica in mano, giusto? Ripiglio un'altra cassetta, non dubbio. Non so Cosa sa mai? Prima di tornare fuori devo prendere la torcia elettrica Ah è l'ascia per... pure Dov'è l'ascia? Luca hai visto un'ascia? Cacchio è l'ascia? Io non vedere l'ascia Salve l'ho rotto il cavolo lei però Mi faccia passare Devo prendere l'ascia Dove la prendo l'ascia? Io non vedo l'ascia Comunque sta torcia non, non illumina un cavolo. Luca hai visto un'ascia da sta parte. Ma cacchio è? Ah, qua forse. Non è qua. Bastone. Energy drink. No, Simon, niente zombie. Peggio, peggio degli zombie. Allora, quindi l'ascia dov'è? Qua c'è qualcosa di nascosto. Prima quindi di tornare fuori, fuori. Devo prendere la torcia tor elettrica e l'ascia. Allora, è qua. E qua è esattamente dove ero prima. Dove cacchio è sta ascia? E qua c'è l'uomo che mi minaccia. Qua non ci posso andare. C'è quello che mi minaccia. Ah, se chiudo la porta, però magari sì. Eh, dico Energy drink Cassetta. <ride> Comunque, da qua dove è spawnata questa cassetta? Al bagno allora. Eh, perché c'è da risolvere questo enigma pure, ragazzuoli. Altro che credevate fosse finito, ma invece no. Accendo l'accendine, se vedete più. Allora, questo come lo risolviamo? Quindi, prima c'era tanta acqua. Qua. Poi l'acqua è cominciata a diminuire. No, oh, forse prima la cascata, allora, poi ancora meno, poi ancora meno. E poi il deserto no, prima la cascata reset. Quindi, prima la cascata l'acqua che scorre a fiumi, poi l'acqua che scorre un po' di meno. Poi non c'è più acqua. E poi c'è il deserto. Il criceto funziona, ragazzi. Il criceto è ancora vivo. Ok, usando l'ascia può attaccare l'uomo del tempo. Ogni colpo lo allontanerà da te. Può essere colpito fino alla sua morte, ma tornerà. Dopo aver equipaggiato l'ascia per colpire, premi le left button. Possiamo difenderci. Lei... Io mi alleno con lei. Faccia di... Si è rotta l'ascia. Faccia di capra. Stacco la faccia. Va bene così. Quindi... Io ti canto una vittoria Ti canto. Bella ciao, bella ciao. Bella ciao. Eh, non, è, non si tratta di indovinare, si tratta di far girare il cricetto sulla ruota. Sulla ruota. Ma troppi manichini, ma che è? È un colpetto l'uno. Non ve lo toglie nessuno. Comunque, Luca se n'è andato. Mi sa che io me ne posso andare. Da dove si usciva a sto posto orribile, di qua. E me ne vado A posto Quindi adesso Salve signor uomo Aspetta che un colpetto Glielo do nel dubbio E ti spacco la, fa la faccia E ti vedo Ti vedo ci devi morire, ma perché è imbalsamato? Nel culo proprio, nel culo. Nel culo. Aia, ma ha fatto un botto di male. Ma perché sta cosa? Quando mi giro, lui si gira e inizia a muoversi. Tipo FNAF, Security Breach, capito? Non ci tornerò mai più io all'allo a questo punto. E eh, levi al cazzo. Allora, colpiamolo fino a quando muori, ho capito. E devi crepare. E devi crepare. Non te che scappi come un coniglio. Ti devo tagliare le gambe. Aia, le gambe, ti devo È morto, e ti spacco. Ah! Com'è che sono morto? Era morto lui E io non l'ho salvato Dimmi che c'è un checkpoint Allora, se donzella nuda qua E che si fa? TikTok mi banna, mi banna Copriamo le zin, va Copro una zin Capito? Non mi potete mettere Sti caricamenti così, però Non è giusto Mi sa che stacco la live prima del ban Perché qua mi sa che devo rifare tutto Esattamente? Non ho più. Ne, Nell'ascia. Addirittura ho ancora il tagliacatene. <ride> Vabbè, eh, direi che per oggi è andata così. Devo risolvere tutti gli enigmi. Qual è l'obiettivo? Fai passare la lettera sotto la porta, addirittura. Ma ho, ho salvato un'ora fa. Ma vattene a funghi allora, caro il mio essere. Luca qui. Me ne vado al menu principale e direi che per oggi abbiamo dato. Troppi enigmi, e poi che so fatto che se non salvi eh, risponi a un'ora un fa. Una di Ciao Rossella, Eh Simon, eh, censurarlo è un problema quando giochi in live. Ciao, viva la Vespa! Allora, niente, ci vediamo domani, ragazzuoli, per altri giochi e nuove avventure. Vediamo dove andare. Non credo di continuarlo, questo però. Quindi niente, ragazzuoli, buona serata. Ci si vede domani, sempre alle 15: Minuto più, minuto meno. Ciao ciao.